Dottore, com'è andato questo secondo incontro? Questo secondo incontro è stato bello, molto bello, emozionante, coinvolgente, una partecipazione, come avete visto, molto molto ampia, e spero veramente che i cittadini di Livello abbiano compreso l'importanza di questo incontro proprio per passare dalla conoscenza alla consapevolezza di ciò che significa appartenere a un grande progetto che è quello dei Borghi d'Italia, del Touring Club Italiano. Ecco dottore, vogliamo ripetere, rispiegare un po' quale potrebbe essere il percorso di avvicinamento a questo risultato che dovrebbe far sì che Livello entri in un circuito nazionale ed internazionale a livello turistico in particolare. Il progetto di inserimento del nostro paese, il nostro bel paese di Livello, nell'ambito dei Borghi d'Italia, prevede un percorso lungo, è un percorso che è di valorizzazione di ciò che abbiamo già, ma che va perfezionato. Avremo la possibilità e la fortuna di essere supportati dal Touring Club Italiano, che ci darà tutte le indicazioni necessarie per poter essere riconosciuti ed essere ammessi in questo gruppo selezionato dei Borghi d'Italia del Touring Club Italiano. Attualmente sono soltanto 4 nella Basilicata, 2 in provincia di Potenza e 2 in provincia di Matera, sperando che poi Livello possa essere il terzo paese. Per accedere dobbiamo certamente migliorare il nostro paese, dobbiamo abbellirlo, dobbiamo creare un aspetto anche non solo estetico, molto un aspetto estetico migliore, eliminando, come ho avuto modo di dire, i fili volanti della corrente o del telefono, pitturando le ringhiere, creando anche degli spazi, riaprendo le nostre chiese, ma soprattutto anche invogliando l'artigianato, invogliando ciò che è la ricettività turistica, cioè tutto ciò che possa attrarre il turismo, nuovamente il turismo a Livello, che porta un beneficio economico e chiaramente anche di partecipazione e conoscenza, diffusione di quelle che sono le bellezze del nostro paese. Dottore, in sala tanto entusiasmo ma anche un po' di rassegnazione, in più di qualche intervento c'era un po' un filo di amarezza per magari tutta una serie di situazioni, insomma, che purtroppo passano gli anni e non si risolvono, no? le chiese chiuse e altre importanti monumenti o istituzioni che insomma mordono il freno. Ecco, qual è il suo pensiero? Condivido con lei questo pensiero, anzi soprattutto questo che lei ha rilevato. Infatti il mio progetto, quel progetto che sto cercando di portare avanti e che si chiama Rendere Livello di nuovo grande, mira proprio a questo, a far sì che la popolazione possa comprendere che forse è giunto un momento di dare una svolta, perché no, anche politica, perché poi in fondo ci vuole una collaborazione importante dell'amministrazione comunale. Lei sa che ci saranno le nuove elezioni nel mese di maggio, il 26 di maggio, per cui forse potrebbe essere il momento in cui Livello decida di superare certe difficoltà, certe beghe, certe faziosità interne e quindi dare fiducia magari a qualcun altro che possa anche metterci la faccia, che abbia la voglia e la forza soprattutto di cambiare un po' il volto di Livello, ma non da solo, certamente coagulando anche le esperienze di altre persone che siano in grado e abbiano anche la voglia e siano volenterose proprio a perseguire questo progetto. Il 30 marzo la terza iniziativa, un incontro di conoscenza, di approfondimento con esperienze che funzionano in realtà più o meno simili a quelle di Livello. Sì, ecco, il terzo appuntamento sarà proprio il 30 marzo, sempre qui nella sala dell'ultima cena a Livello, in cui coinvolgeremo sindaci virtuosi, diciamo così, anzi senza diciamo così, sindaci virtuosi che possono in qualche maniera dare dei suggerimenti su come procedere non solo sulla strada amministrativa ma anche sulla strada per il raggiungimento, come abbiamo detto prima, dell'inserimento di Livello nei Borghi d'Italia.
Tra questi hanno già dato l'adesione il sindaco di Nemoli, Domenico Carlo Magno, il sindaco di Trecchinè, Ludovico Iannotti, il sindaco, ovviamente ci sarà anche il sindaco di Rivello, Antonio Manfredelli, ma soprattutto ci sarà il sindaco di Latronico, Fausto De Maria, che è uno dei responsabili a livello nazionale dell'Associazione dei Comuni Virtuosi, e quindi con molto piacere ci sarà anche appunto Fausto De Maria, che porterà tra l'altro anche un sindaco sempre dell'Associazione dei Comuni Virtuosi al di fuori della nostra regione della Basilicata, proprio per portare anche esperienze diverse di un'altra regione magari confinante o anche oltre i nostri confini, e che possono in qualche maniera suggerire ciò che di meglio potremo fare qui a Rivello. Salvatore Lovoi, nel corso del confronto, Salvatore, tu hai posto una questione che è importante. Si parlava ovviamente di potenzialità legate al turismo, quindi all'accoglienza. Tu hai parlato di un turismo emozionale, un turismo 2.0, ma non a livello, diciamo, di tecnologia, che, ecco, ma non virtuale, ma è qualcosa che invece si può davvero toccare con mano. Sì, noi abbiamo un potenziale, diciamo, abbiamo un humus, sì, nella nostra area, no? Gli altri promettono mare e mondo e noi ce l'abbiamo, ma non è un fatto, diciamo, virtuale, è tangibile, perché ecco, partiamo dal sentiero Acqua Fredda Montesrino, va bene, che tocca, ci sono molti chilometri, 60 chilometri, che non si possono fare in due ore, in effetti, però tocca il mare, il carsismo, l'acqua, le sorgenti, le grotte, il bosco, quindi con i sapori, con gli umori, no? Tocca i centri storici, quindi a livello, diciamo, architettonico, ci sta il turismo religioso, quindi c'è un humus, diciamo, c'è un pathos, diciamo, della persona, della fede, ci stanno, c'è il turismo, diciamo, enogastronomico, qua ci sono dei piatti, dei prodotti tipici che non ne posso parlare perché è un, però che ci hanno rubati all'estero, che noi non conosciamo, il biscotto a otto per esempio, qualcosa che appartiene alla nostra cultura e che poi è stato portato all'estero, dei saperi che oggigiorno, diciamo, ci invidiano, che però stanno scomparendo. Allora, il turismo emozionale, il turismo che viene, il turista che viene nelle nostre zone deve essere condotto con mano a mungere le capre, le mucche, non so, gli stessi asini che stanno a Lauria, per esempio. Deve essere portato a raccogliere le more, il mirto. Allora, questi sono i lavori che bisogna fare, bisogna conoscere il proprio ambiente, ed è quello che manca. La scuola non lo fa. A Rivello c'erano le NAIP una volta, che aiutava moltissimo la scuola orafa, la scuola, diciamo, degli orologiai. Oggi c'è l'Alsia, ecco, che lavora anche a Nemoli, è stata aperta una sezione dell'Alsia, quindi questa agenzia per l'agricoltura. Dobbiamo recuperare, per esempio, che so, se c'è la polenta a Nemoli, ma bisogna recuperare il cultivar. E quindi chi lo deve fare? Prima i ragazzi, prima le guide turistiche, poi chi viene in visita in questa zona. Quindi toccare con mano, toccare con l'animo e toccare anche con lo stomaco. Quindi un gustare. Ecco, Salvatore, tu parlavi di accoglienza, sicuramente concorderai con me, c'è quello spot molto bello su Matera 2019 nel quale proprio in 30 secondi si può far capire che in Basilicata si viene accolti bene. C'è quella signora che con la scopa che fa segno ai due turisti, insomma, venite, insomma, ecco, e questo è lo spirito giusto. Diceva anche un ragazzo, qui le persone non ricevono informazioni fredde o distaccate, ma le persone si mettono volentieri a disposizione. Tutto d'accordo. E l'altra volta che abbiamo fatto il convegno sulla Superstrada, ho citato Giancarmine Ferrari, che mentre arrivava un gruppo, non ricordo di dove, ha aperto la prima porta e ha distribuito delle fette di Superstrada a questi turisti. Con quale Doubt Death non esiste, quello ha solo dato, non ha ricevuto nient'altro se non la gratificazione. E allora oggigiorno quella porta aperta c'è sempre stata, perché i lucani già avevano questo senso dell'ospitalità. Noi ha fatto un esempio l'ambasciatore questa sera di Adelina. Adelina era una bidella, quindi un operatore scolastico che accoglieva i turisti.
ricevendone soltanto la gratificazione di un grazie e di una cartolina. Quindi abbiamo molto da insegnare in tema di accoglienza. Da noi l'ospite è veramente sacro, solo che bisogna mettere a regime. Non dico che bisogna guadagnarci, ma almeno vivere in quest'area di turismo e di accoglienza. Professore, come possono essere utili incontri come questo? L'ambasciatore è rimasto colpito dalla presenza di tante persone e anche di tanti giovani. Possono essere molto utili perché mettono in luce delle esigenze che sono vivissime. La gente c'è perché quella idea è un'idea che insomma diciamo è maturata dentro i sentimenti dell'attaccamento del cittadino al proprio paese, no? E ci si tiene a un'idea di questo genere. Io avrei voluto dire, non c'è stato il tempo, che dobbiamo sentirla questa cosa molto integrata nel territorio, questa è una cosa molto importante, la cosa riesce e ha senso, cioè voglio dire questo, che insomma se a Trecchina si fanno delle cose, se a Martina si fanno delle cose, se a Rivello si fanno delle cose, vanno a vantaggio di tutta l'area, questa è una cosa che dobbiamo sentire, dobbiamo essere veramente collaborativi tutti insomma. Professore, come Rivello si appresta ad un momento elettorale e comunale che sicuramente creerà tensioni, creerà anche tanto sano confronto, però sicuramente si va incontro ad una fase straordinaria. Sì, allora io spero che interventi come quello di stasera servano comunque a tutti coloro che partecipano alla competizione elettorale comunale, perché il contributo è valido, ma non deve essere visto come un contributo di una parte o di qualcheduno, insomma, no? E questo è un po' il pericolo di questo periodo, che venga sentito diversamente. E forse era, non lo so se era meglio farlo prima, farlo adesso, farlo dopo, non lo so. Importante è che chi ha partecipato lo senta in questo modo, è come un qualche cosa che vada a un patrimonio comune della cittadinanza. Quelle cose che sono dette sono valide, chiunque amministri faccia tesoro di questa sensibilità che c'è nel paese. Professore, per concludere, si avvertiva in qualche intervento una, come potremmo definirla, una sorta di scontentezza di fondo, no? Da qualche intervento, magari alcune problematiche che purtroppo non si riesce a venire a capo. Ecco, il suo punto di vista rispetto a questi umori. Sono umori che purtroppo finiscono con non aiutare la costruzione di niente. Certo, lo scoraggiamento, lo scoramento è comprensibile, però dobbiamo assolutamente vincerlo, no? La situazione è difficile, l'ottimismo diciamo, è una virtù che dobbiamo cercare di mantenere a tutti i costi, anche se non è facile. E quindi questi atteggiamenti vanno superati, diciamo, nel dialogo, proponendo delle cose concrete, facendo vedere che qualcheduno si comincia a fare delle cose e ci si può unire a chi ha buona volontà. Speriamo che riusciamo a superare questo clima, che è un clima molto diffuso a Rivello, ma è un clima molto diffuso nel paese in generale. Questo è un grande problema. Oggi nel Mezzogiorno in particolare c'è tanta sfiducia, dobbiamo superare questo, e questa è la palla al piede più grossa. Non è facile, ma io sono sicuro che con la buona volontà e con l'intelligenza che non mancano ai meridionali, no, si potrà fare molto. Però ci vuole questa spinta anche volontaristica a superare la sfiducia. Ambasciatore D'Auria, un tuffo in una realtà bellissima che si chiama Rivello. Sì, è stata un'emozione, anche perché vedere tutte queste persone che hanno volontà e voglia di fare qualcosa per il proprio territorio è qualcosa di bellissimo. Soprattutto la presenza di molti giovani è un altro segnale importante. Ambasciatore, è stato ricordato un concorso che ha favorito la nascita e la crescita di idee, alcune delle quali poi hanno portato frutti, e proprio sul Rivello un'idea ha generato poi un'associazione e quindi un percorso virtuoso.
Sì, è un'altra grande emozione per me, perché vedere che alcuni semi hanno portato dei frutti è molto significativo. E poi la cosa molto bella è che è portata, c'è uno sviluppo in un settore particolarmente importante, qual è quello dell'agricoltura e dell'associazionismo in generale. Questi sono gli elementi importanti. Ambasciatore, lei ha girato il mondo e vi è questa particolarità legata alla Valle del Noce. E questa sera giustamente viene magnificato Rivello, ma come è stato anche detto, se i paesi della Valle del Noce e della Gonegrese si mettessero insieme, davvero potrebbero fare cartello, mi verrebbe da dire, potrebbero rappresentare una grossa potenzialità. Sì, ma i paesi sono già insieme, perché la comunità locale esiste già, si tratta di riempire di contenuti queste cose, queste associazioni, e soprattutto di porre degli obiettivi concreti, non di girare a vuoto intorno a delle contrapposizioni fittizie. Si tratta di avere dei programmi concreti, di verificarli con le popolazioni e di procedere in questa direzione. Grazie. Buon lavoro. Bene, allora, buonasera a tutti, grazie per questa partecipazione folta. Abbiamo un po' tutti sfidato il tempo, perché sono un paio di giorni davvero che, insomma, l'inverno sta mostrando, insomma, la sua parte peggiore. Allora, questo è il secondo incontro, già un mese fa, circa un mese e mezzo fa, l'ingegnere, il dottor Ferrazzano, ha dato vita ad un altro confronto molto interessante, molto specifico, su una progettualità che il dottore sta portando avanti. Ricorderete sicuramente l'idea di puntare con maggiore decisione alla soppressata di Rivello. Fu un bellissimo incontro che si svolse proprio qui, in questa sala così bella, così storica, e oltre all'aspetto manageriale, all'aspetto imprenditoriale, l'incontro precedente è stato davvero molto bello e significativo, perché si è valorizzata anche un po' la radice storica di questo prodotto così particolare e che rappresenta Rivello. Questa sera il dottore ci vuol far fare un passo avanti, nel senso che c'è un'idea, c'è una progettualità legata alla bellezza di Rivello, alla bellezza in particolare del centro storico, e questa sera saremo proprio a confrontarci, a riflettere su questo vero macro attrattore. Noi in questi anni stiamo molto riflettendo anche con positività, certamente si sono accolte delle idee che si sono sviluppate anche sul nostro territorio e che hanno voluto valorizzare degli aspetti specifici dei nostri paesi. Fa riflettere il fatto che Rivello ha di per sé un macro attrattore, che è il centro storico. Chiunque si accorge attraversando la superstrada di trovare sempre quella macchina o quella moto di turisti, di visitatori che si fermano in quella piazzola, purtroppo non sempre insomma, adeguata alle attese, e vediamo veramente tante volte, insomma, vediamo queste persone che sono incantate nel vedere il paesaggio, gli scorci di Rivello, e li vediamo fotografare quell'affresco rappresentato appunto dal panorama di Rivello. Questa sera parleremo di questo, parleremo anche in maniera più dettagliata con degli ospiti davvero di riguardo. Io farei un applauso alla fine di questa brevissima presentazione degli ospiti che sono qui stasera. Partirei dal dottor Eugenio Lauria, ambasciatore italiano in molti stati, qui è stato citata l'Austria, l'Arabia Saudita, ma sappiamo anche che è stato importante ambasciatore anche in alcuni paesi dell'Africa. Poi il professor Giovanni Filizzola, presidente della biblioteca rivellese, una persona davvero molto impegnata a Rivello, ma mi permetto di dire impegnata anche su un po' su tutto il territorio, ha tante
specificità, io vorrei evidenziare l'aspetto ambientale e questo suo sforzo insieme ad altre persone qui nel territorio di salvaguardare nell'ambiente. E poi Salvatore Lovoi, direttore del Serino, ma anche in questo caso oltre la direzione di questo storico giornale del nostro territorio, una persona assolutamente impegnata nel sociale, impegnata nella preservazione delle tradizioni. Quando si va a Nemoli, ma così come anche a Trecchina, quando si vogliono avere delle notizie un po' più storiche, si vuole andare oltre, insomma, magari l'estetica di un'iniziativa, penso al carnevale di Nemoli, alla polenta di Nemoli, se si vuole entrare un po' più nel merito bisogna assolutamente parlare con Salvatore Lovoi. E poi l'abbiamo citato all'inizio, il dottor Nicola Ferrazzano, che davvero sta da un po' di tempo stimolando la società rivellese. Non vorrei parlare di un rinascimento, insomma, rivellese, però sicuramente anche il dottore intende contribuire, no, ad una rinnovata attenzione, ad un rinnovato entusiasmo per questa città che davvero merita il massimo. E proprio su questa questione dei borghi più belli d'Italia, di questo riconoscimento, ovviamente, ma adesso lo dirà il dottore, è rispettoso di quello che è stato fatto fino a questo momento, perché sicuramente Rivello non nasce ieri sera o stamattina, nei decenni c'è stato l'impegno, vedo anche degli ex, dei già sindaci qui in sala, quindi sicuramente tante persone, assessori, insomma, ecco, tante persone si sono impegnate per Rivello, però ecco, voler ripartire, voler dare una spinta ulteriore può essere davvero una cosa importante, che può lasciare anche un segno significativo per questa città. Allora io darei il microfono al dottor Ferrazzano per un inquadramento che non superi i 10 minuti e agli altri relatori chiedo di stare nei 15, in maniera tale che se poi riusciamo anche a far intervenire il pubblico non sarebbe male, perché così si crea anche quel confronto che spesso manca poi nelle occasioni, no? Sembra una cosa preordinata, preorganizzata. Se riuscissimo anche ad aprire un confronto, credo che l'iniziativa si gioverebbe di ciò. Allora passo subito il microfono al dottor Ferrazzano e vorrei un applauso per la sua iniziativa. Bene, grazie. Mi presento, quindi per chi non mi conoscesse, ma spero siate in pochi, sono io, Nicola Ferrazzano. Bene, direi che il dottor Mario Lamboi ha presentato tutti, io approfitto invece per presentare, quindi lo conoscete, ma il dottor Mario Lamboi, che è il direttore dell'Eco di Basilicata, e quindi un altro importante quindicinale nostro qui di zona. Bene, lo scopo di questo incontro è proprio quello di sensibilizzarvi, di entusiasmarvi soprattutto, ma per la parte poi dell'entusiasmo lascerò sicuramente questo compito ai bravi relatori, che sapranno sicuramente convincervi, su un percorso che il Paese dovrebbe intraprendere per far sì che il livello possa essere inserito nei borghi più belli d'Italia, perché se lo merita, ma come? È un percorso lungo, più o meno laborioso, ma che deve essere svolto tutti insieme. Ora vedremo, vi darò alcune indicazioni prettamente tecniche, in modo che possiate capire il perché Rivello dovrebbe e potrebbe essere inserito nei borghi d'Italia. Per prima cosa però, avete avuto in omaggio questo libro che è chiamato Storia e storia di un paese della Basilicata, ovvero sia Rivello, è un libro inedito di Michele Giaculli. E devo ringraziare il professor Giuseppe Donnarumma che mi ha offerto la disponibilità di questo inedito che era stato consegnato come ricordo proprio da Michele Giaculli, e mi ha consentito la pubblicazione di questo libro, di Bricino, di queste note che si chiama Storie e storie, che poi all'interno sono alcune storie che riguardano il livello, che serve anche per integrare tutte altre informazioni che abbiamo sul nostro paese.
ed è importante anche sviluppare questo, quindi la nostra memoria storica, il nostro passato, dalla parte gastronomica anche alla parte monumentale. E quindi un ringraziamento da parte mia a Giuseppe Donnarumma per aver dato questo contributo e un ringraziamento anche a Gino Giacullo, il figlio, che mi ha autorizzato a questa pubblicazione. Questa pubblicazione che vedo che si sta già quasi esaurendo, però se qualcuno poi, poiché ne avanzino ovviamente, avesse il piacere di averne una seconda copia, lo potremo sicuramente dare. Bene, oltre a questo contributo quindi, e anche proprio Giacullo definì, pensate, no? L'ho scritto anche nella mia prefazione, che Rivello è un paese tra fantasia e realtà, un gioiello dell'arte e della natura. Questo è vero, ma è vero ma perché dobbiamo poi tutti continuare a valorizzare questo paese, perché sembra che ci sia un momento di assopimento generale. No, il nostro paese è bello, deve essere valorizzato. In che modo? Tenendo conto che tra le diverse attività che il Touring Club Italiano riesce ad organizzare, lo leggo insieme a voi, quindi il Touring Club dal 1998, e approfitto perché l'ambasciatore Eugenio Daura è presente, oltre che essere un appassionato e conoscitore del nostro paese, è un socio del Touring Club sino dal 1967. Quindi è veramente una persona che potrà dare delle indicazioni preziose sul modo e su come il paese potrà in un futuro entrare a far parte dei borghi d'Italia e soprattutto a sostenerci anche, spero, nell'ambito della stessa organizzazione. Quindi il Touring Club lavora e certifica con la bandiera arancione i piccoli borghi eccellenti dell'entroterra. Ecco, già la prima definizione, non dei borghi qualunque, dei borghi eccellenti. Quindi se noi non fossimo un borgo eccellente non potremmo farne parte, però siccome lo siamo dobbiamo valorizzare, dobbiamo migliorare. In che modo? La bandiera arancione viene assegnata a località che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sa offrire al turista un'accoglienza di qualità che è uno strumento di valorizzazione del territorio. Perché vi do questa indicazione? Perché dobbiamo emozionarvi su questo fatto, questo è importante. Perché presentare in qualunque momento soltanto una disponibilità nel paese potrebbe o dovrebbe far parte dei borghi più belli d'Italia, benissimo, siamo capaci tutti. L'importante è invece farvi capire il significato, cosa può servire al paese entrare a far parte dei borghi. Perché entrare a far parte dei borghi d'Italia necessita sì l'interesse dell'amministrazione comunale, ma soprattutto anche l'interesse della popolazione. Cioè la popolazione dovrà contribuire a cercare di ottenere le cose che poi vi segnalerò successivamente, perché se poi non lavoriamo tutti insieme, ecco, non riusciamo veramente a rendere grande il livello. Quali sono i requisiti per entrare a far parte del gruppo eccelso dei borghi d'Italia? Sono due soprattutto. Uno è il territorio comunale, deve essere nell'entroterra e privo di tratti costieri marini. Ecco, questa è la prima particolarità. Quindi deve essere un territorio che non abbia tratti marini. Il secondo requisito è la soglia massima della popolazione residente, che è fissata al massimo in 15.000 unità. Tra l'altro sappiate che attualmente in Basilicata abbiamo soltanto altre 4 cittadine che fanno parte delle bandiere arancione. 2 nella provincia di Matera, ed è Valsinni e Aliano, e 2 nella provincia di Potenza, Guardia Perticara e San Severino Lucano. Una speranza che il terzo paese, più prima che poi, possa essere in provincia di Potenza a nostra livello. Quali sono i motivi per candidarsi? Perché dobbiamo candidare a livello?
perché è un'occasione di un'analisi per il comune, per individuare i punti di forza e i punti di debolezza del territorio e per censire l'offerta locale di risorse e di servizi. Perché non è che basti fare la domanda per essere ammessi, bisogna ovviamente assecondare tutta una serie di requisiti che richiede appunto il Touring Club. E per ricevere dal Touring Club il piano di miglioramento, che approfondisce quindi un'analisi che farà sul territorio, questa è un'altra opportunità. Ovvero sia, nel momento in cui noi, il Comune, farà domanda al Touring Club per appartenere o per cercare di per candidarsi a diventare Borgo d'Italia, loro verranno qui sul territorio a fare un'analisi e dopo un periodo di valutazione diranno quali sono i punti che già esistono e sono validi, quali sono quelli che mancano e quali sono i motivi per concorrere a una certificazione che prevede la valorizzazione delle risorse del territorio, l'impulso all'imprenditorialità, lo stimolo delle produzioni tipiche enogastronomiche e artigianali e il rafforzamento delle identità locali. Qua dice già tutto, anche lo stesso mio intendimento di creare, chi ha partecipato al nostro primo incontro, quello di sviluppare e iniziare, ma che non debba essere l'unico, io spero di poter invogliare altri a creare l'attività della produzione della soppressata, ma anche come la produzione del fagiolo del Rotale, hanno dato un riconoscimento al pane di Trecchina, benissimo, se lo merita, ma perché il pane di Rivello no? È un discorso di brand, infatti con la formazione di un brand. Il brand va costruito, no? L'ho scritto e chi ha la piacevolezza di seguirmi su internet l'ha visto, se diciamo Murano tutti si ricordano subito i vetri, no? Diciamo Tropea c'è la cipolla, diciamo Rivello per il momento ancora sì, qualcuno si ricorda la soppressata di Rivello. L'hanno propagandata anche all'Expo di Milano nel 2015. Sono venuti a Rivello i turisti e non sono riusciti a trovare la soppressata. Allora è inutile vendere, no? Ecco, questa immagine che poi non riusciamo in qualche maniera a soddisfare. È questo che dobbiamo da oggi in poi cercare di essere concreti. Io personalmente sono una persona che mi ritengo che mi piace sì parlare, ma poi anche fare. Perché mettersi la faccia, parlare e poi essere criticato perché uno non fa, o la mia età, il mio impegno, non mi piace giocare, mi piace fare cose serie. E spero di riuscire veramente a far partire questa impresa della soppressata. Quindi per diventare soggetti attivi nel processo di divulgazione del concetto di qualità, è un altro dei motivi per candidarsi, è quello di diventare soggetti attivi nella divulgazione del concetto di qualità verso i turisti e i cittadini. Quali sono i passi operativi? Il Comune deve presentare la domanda di candidatura in un qualsiasi momento dell'anno. Quindi in qualsiasi momento dell'anno il Comune deve presentare questa domanda. La richiesta porta ad un'analisi da parte di Touring Club, è quello che vi ho accennato prima, alla redazione di un piano di miglioramento sulla base dei dati raccolti nel corso della valutazione e del sopralluogo effettuato sul campo. Quindi vengono, valutano, vedono ciò che gli artisti abbiamo, ciò che dovrà essere migliorato, tanto per fare un esempio. Pensate che l'inserimento di Rivello nei borghi comporta tutta una serie di miglioramenti. L'abbellimento del paese, la pitturazione delle ringhiere, nascondere tutti questi fili volanti che abbiamo, elettrici piuttosto che del telefono, devono scomparire. Il livello deve essere anche bella, altrimenti non potrà mai assurgere a diventare un borgo d'Italia, ma dovrà creare anche le sue attività artigianali, le sue attività ricettive. Quindi un paese che poi sia anche attratto turisticamente. Una volta che saremo inseriti nelle guide del Touring Club, il turismo qui aumenterà e porterà benessere economico a tutti, perché è questo che vogliamo, che il paese possa essere nuovamente al centro dell'attenzione. Passi operativi,
Al Comune ha richiesto un contributo, perché non è gratuito ovviamente, al Comune ha richiesto un contributo calcolato sul numero degli abitanti e per il livello questo contributo è di 2.800 euro. Quindi non è una cifra esagerata, però bisogna avere la volontà, poi una volta che il Touring Club ci ha segnalato quali sono le manchevolezze per raggiungere l'inserimento, il Comune, l'amministrazione comunale, insieme a voi cittadini, tutti insieme, dobbiamo cercare di lavorare per ottenere e raggiungere quegli obiettivi che loro ci hanno segnalato. Dimenticate il discorso dei 100 giorni, quello è un aspetto politico, non voglio parlare di politico, ormai è una sciocchezza promettere questa cosa, la facciamo nei primi, non esiste. Questo è un processo lungo che va fatto in un anno, in due anni, forse in tre anni, però bisogna iniziare, perché se non iniziamo non terminiamo mai il raggiungimento di questo bellissimo obiettivo. Il Comune dovrà impegnarsi chiaramente ad operare attraverso fatti concreti, con una politica di valorizzazione del territorio, sviluppo, promozione ed animazione del proprio patrimonio. Come? Mettendo dei cartelli. Ma voi se prendete l'autostrada, prima di arrivare, prima di valutare la Vulcana, trovate una serie di cartelli indicanti tutte le peculiarità di ciò che i paesi possono offrire. Noi non abbiamo un cartello turistico promozionale, né all'ingresso o all'uscita dell'autostrada, né tantomeno sulla nostra strada del Fondovalle. Manca proprio una valorizzazione turistica, ma anche attraverso il fattivo contributo della popolazione, ovviamente, come vi dicevo prima. A questo punto io devo terminare, perché sono i 10 minuti e giustamente il nostro moderatore poi mi tira per i capelli, non avrà buon gioco perché poi i capelli con me sarà è difficile. Ecco, forse qualcuno l'ha già visto, ma questa è un'emozione, voglio terminare facendovi vedere, dedicando questo piccolo filmatino sulla canzone di Ivano Fossati, che è La costruzione di un amore, e che ho trovato proprio la identificazione di tutto ciò che è il mio amore, ma anche il vostro, per il nostro paese. Quindi spero che questo piccolo filmato possa emozionare anche voi, e dopo lascio giustamente e correttamente alle altre persone. Magari. La mia sola fotografia, guarda questo.
porzione di un amore, non ripaga del dolore, è come un altare di sabbia che arriva al mare. Intanto guardo questo amore che si fa più vicino al cielo, come se dopo tanto amore bastasse ancora il cielo. Perché testimoniate anche una vicinanza ad un paese così bello e le immagini che abbiamo visto testimoniano la particolarità di Rivello. Quindi c'è quest'idea, il dottore ha quasi in maniera tecnica, mi verrebbe da dire, evidenziato un po' tutti i passaggi e tutti i dettagli. L'obiettivo è, nella buona sostanza, di entrare in questi circuiti, perché se si entra in questi circuiti il territorio, i nostri paesi vengono conosciuti da una platea maggiore e quindi possono ovviamente attrarre attenzione, possono attrarre interesse e quindi potrà verificarsi che gruppi o anche famiglie o anche persone singole colpite magari da alcune informazioni legate a questi circuiti possono venire dalle nostre parti. Io vorrei dare la parola al professor Figlizzola, che sicuramente approfondirà ulteriormente quanto detto, e io mi permetto poi chiaramente il professore insomma si allargherà, ovviamente allargherà il suo ragionamento, però mi piacerebbe anche fargli questa domanda, cioè se nel, è proprio perché il dottore comunque vuole fare un lavoro di continuità, no? Cioè qui non ci vendiamo nulla, probabilmente c'è bisogno di rinnovare, no? Un'attenzione, ridare entusiasmo. Se nel corso di questi anni Rivello ha pensato o anche concretamente aderito ad alcuni di questi circuiti nazionali o internazionali che possono portare benefici. Prego, professore. Grazie. Allora, prima di tutto, veramente grazie a Nicola Terrazzano per aver offerto questa occasione. Dato uno stimolo importante, perché Rivello ha sicuramente aspirazione a costruire rapporti, a
inserirsi in reti, e contesti, più ampi, assolutamente necessari, no? Per uscire un po' non solo dall'isolamento, ma proprio anche da questa fase di disgregazione, di decadenza, che certo non è cosa solamente di livello, ma insomma noi viviamo molto intensamente. È veramente bello vedere la sala stasera, no? Perché è raro a livello avere occasioni di un dibattito ampio che coinvolge e interessa a tante persone. Non a caso questa partecipazione. Da un lato certamente, come si diceva, per le capacità organizzative di Nicola, ma anche perché credo che è un tema veramente sentito ed è una cosa che, diciamo, tocca delle corde che insomma non sono ignote al nostro animo, al nostro cuore. Insomma, voglio ricordare che qualche anno fa, anche in sede di Consiglio Comunale, il gruppo di Livello Rinnovata pose la questione di una possibile adesione di Livello a questa associazione dei borghi più belli d'Italia. Ora io credo che è assolutamente necessario tentare questa strada, no? E anche partecipare a tutte le forme associative che sono realisticamente, senza disperdersi naturalmente. Voglio dire, anche per esempio il gemellaggio famoso, di cui ormai parliamo da tanto tempo, no? Con gli IN, è stato un momento importante. Ma perché non pensare anche a un gemellaggio, a un rapporto tra le città del rame e il lavoro in questo campo, no? Di questo tipo di artigianato a livello europeo. Si possono fare tante riflessioni, tante ipotesi. Posso pensare alla necessità di aprire un rapporto serio con quelle comunità italiane, in particolare, dove la presenza di inglese è molto forte, perché ce ne sono. Abbiamo alcuni comuni, in particolare in Lombardia, dove c'è la presenza di l'ellese notevole. Ristabilire un rapporto reale con queste realtà, e questo forse completamente ci può dare una mano, anche proprio a riportare una presenza, a venire anche in vacanza, a venire occasionalmente in determinate occasioni, ma anche a prospettare questo ripopolamento, nel senso che se si creano delle occasioni, oppure per i pensionati, per le persone anziane che cercano un luogo dove trascorrere, Livello per esempio da questo punto di vista potrebbe anche essere una realtà ideale, no? Vabbè, comunque non la faccio lunga. Questa questione dei borghi è assolutamente però secondo me prioritaria. Se questa cosa si può fare, perché come diceva Nicola c'è un percorso, e io dico che il percorso non è facile, però quando le cose non facili ci piacciono, credo, no? Ci piace impegnarci, ci piace fare uno sforzo, c'è una premessa necessaria, ci vuole veramente, come diceva lui, la partecipazione dei cittadini. Cioè non può essere una cosa che fa l'amministratore comunale o che fa un gruppo qualsiasi. La città, il paese deve sentirsi coinvolto, perché c'è da realizzare una serie anche di trasformazioni, no? Facevo un accenno solamente, Nicola, a una, no? Ma c'è scritto proprio nella carta di qualità dei borghi più belli d'Italia. Uno dei requisiti è la mimetizzazione delle linee aeree, elettriche e telefoniche. Da questo punto di vista, Livello, il nostro centro storico, è un caso abnorme in senso opposto, in senso contrario. Qui c'è da fare questo, come tantissime altre cose. Voglio premettere una cosa. Prima di tutto dobbiamo convincerci noi tutti che Livello ha tutte le carte in regola per far parte di questo gruppo dei borghi. Ci abbiamo veramente le carte in regola. Io una cosa mi ha sorpreso, poi ne parliamo, no? Io mi sono fatto una piccola ricerca, naturalmente prima io non ovviamente. Non ho capito bene il rapporto con la bandiera arancione, perché leggendo le carte dei borghi non ho trovato un riferimento preciso a questa questione. E i comuni interessati, in Basilicata per esempio, io ho trovato un elenco dei comuni
che fa parte dei borghi, ho trovato sette comuni, tra cui dico anche quali sono: Acerenza, città cattedrale, Castelmezzano, Pietra Pertosa delle Dolomiti Lucane, Guardia Verticale, che è appunto anche una bandiera arancione, come dicevi, Irsina, Venosa e Albigianello, di cui diciamo una in provincia di Matera e sei in provincia di... è interessante questa cosa. Perché sono due organizzazioni, una è l'organizzazione dei borghi d'Italia e una l'organizzazione delle bandiere arancione del Touring Club. Il primo passo, e forse tutto sommato, con un pizzico di furbizia, passatemi il termine, lei me lo conceda, ambasciatore, il Touring Club, comunque inserendo eventualmente poi il nostro paese nei propri percorsi turistici, riesce a veicolare maggiormente il turismo, proponendo quindi dei tragitti e dei percorsi, più ancora che la semplice appartenenza solo ai borghi d'Italia. E quelli che appartengono a questo gruppo dei borghi d'Italia riconosciuti dal Touring Club sono quelli che hanno ottenuto la bandiera arancione. E infatti i borghi, gli stessi borghi che hanno ottenuto la bandiera arancione fanno parte probabilmente anche, probabilmente, adesso non so se anche Aliano fa parte degli altri, ma il Touring Club è un percorso che valorizza, ma è un'associazione, un percorso alternativo, diverso, tendenti entrambi, è un po', passatemi il termine, voi lo sapete che io anche sono il presidente di un'associazione nazionale di sommelier, ecco, e ci sono diverse scuole, siamo tutti in concorrenza tra di noi, però l'obiettivo è sempre lo stesso, cioè quello di cercare di far comprendere il vino e tutto ciò che ruota attorno. È lo stesso per quanto riguarda i borghi. Quindi oggi parliamo anche per rendere merito all'ambasciatore, che come ho detto prima è un socio del Touring Club dal 1967. Il primo obiettivo, ma anche quello che ci interessa di più per il circuito turistico, è l'appartenenza ai borghi più belli d'Italia con una bandiera arancione. Però era fuorviante questo, che sulle slides compariva quella dell'altra associazione, poi io mi sono preparato su quell'altra associazione. Abbiamo precisato per il borghi più belli d'Italia, è quello. Ma adesso vediamo su cose che poi si possono approfondire, perché appunto il problema è dove vogliamo andare. Vogliamo andare verso questa valorizzazione attraverso queste forme associative del nostro paese. E tra l'altro proprio voglio dire, a sostenere la tesi che Rivello ha tutte le carte in regola, voglio solo dire che se apriamo la grande guida dell'Italia del Touring Club, no? Che questa volta del Touring Club, a cui tra l'altro l'Istituto Centrale per il Restauro del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, peccato che non c'è Cadestrini, ha attribuito la valenza e il repertorio dei beni culturali esposti in Italia. A proposito di Rivello, scrive, no? Cioè la paginetta del Cesto Rivello dice: Rivello, in stupenda posizione su un colle dominante la Valle del Noce, è uno dei centri più interessanti della regione per l'eccezionale posizione panoramica. Arroccato sul crinale di un colle, alla cui estremità occidentale troneggia la chiesa di Santa Maria del Poggio, simile a una fortezza. L'interno dell'abitato, che si sviluppa sulla via principale che segue l'asse del crinale, con una serie di vicoli trasversi a gradoni, è contraddistinto da un'edilizia molto vivace, con decorazioni, colori e una varietà di motivi architettonici, logge, portalini, ringhiere, già famosa per gli orfi calderari, Rivello è tuttora centro artigiano noto per gli oggetti del rame. Quindi proprio la presentazione in un'opera di questo livello, di questa importanza, di Rivello, è già una presentazione che dice molto anche della sua brevità, no? E noi questo centro storico, io credo che giustamente diceva Nicola, non basta il patrimonio, però il patrimonio è essenziale. Noi lo dobbiamo sviluppare e valorizzare, no? E dobbiamo recuperarlo soprattutto. E qui dobbiamo ricordare, e torniamo su cose di cui discutiamo tutti i giorni, perché questo dibattito riguarda la vita di tutti i giorni, di Rivello, proprio le cose essenziali, i problemi essenziali che noi ben conosciamo. E abbiamo questo patrimonio monumentale che
è in parte fondamentale, da ricostruire. Il testo che ho letto prima fa riferimento a Santa Maria del Poggio, e sicuramente San Nicola, Santa Maria del Poggio sono due pezzi pregiati e fondamentali, insieme a Sant'Antonio, chiesa e convento dove ci troviamo in questo momento, convento tutta la sua straordinaria ricchezza, il Corradino, eccetera, eccetera. E questi tre pezzi sono tre gioielli, no? Ma uno è fuori combattimento, e abbiamo una strada ancora abbastanza complicata e lunga per recuperarlo, però c'è una strada, e dobbiamo stare attenti che sia percorsa, nel senso che diciamo, gli elementi positivi di prospettiva ci sono, se non vengono meno, cose strane che possono sempre succedere. A queste tre, diciamo, risorse, diciamo, di grande evidenza, io aggiungerei, perché sono cose che dobbiamo assolutamente recuperare e hanno una valenza forte, Santa Barbara che ha avuto un'opera di restauro, adesso è chiusa da anni di nuovo per motivi anche piuttosto strani, insomma, e che, come sapete, è importante nel centro storico, era una delle parrocchie originarie ed è adorna di dipinti interessantissimi, importanti e conosciuti a livello anche di storia dell'arte, quindi è un patrimonio fondamentale. E io dico la Madonna del Popolo, la valenza straordinaria che ha la Madonna del Popolo, poi interveniamo, chi vuole intervenire dopo, permettetemi di completare, la Madonna del Popolo, per la valenza che ha anche paesaggistica, di rapporto con il fiume, no? Di rapporto con quella zona, quel versante straordinario che offre delle passeggiate, delle vedute che sono eccezionali. Ed è anche quella una chiesa del Seicento, che ha la sua validità, oltre ad essere bellissima per la posizione che ha. Ecco, queste sono cose fondamentali. Un altro aspetto fondamentale è il museo archeologico. Non ci possiamo far giocarci adesso la carta del museo archeologico, perché potrebbe esserci un problema, un pericolo anche per questo, in tutto questo quadro di ristrutturazioni, semplificazioni, eccetera, eccetera. Rischiamo di perdere il museo archeologico, ci dobbiamo domandare cosa possiamo fare rispetto agli scavi che non sono mai stati terminati, che possono essere un elemento di collegamento. E patrimonio artistico e artigianale. Artistico, rivelo, in queste chiese e anche fuori di queste chiese altrove, c'è un patrimonio notevolissimo. Io sono rimasto colpito. Adesso qui c'è Mario Lamboglia, ci sono Mario Lamboglia e Salvatore Lavori. Io sono un lettore abbastanza appassionato della stampa locale, dove si trovano tante cose interessanti. Per esempio, mi sono letto un numero dell'anno scorso, quell'articolo di La Rocca, il grande pittore di Trecchina, no? Che ha scritto delle cose sul patrimonio della nostra zona, e in quel patrimonio della nostra zona Rivello aveva un peso molto molto notevole, e questo mi ha fatto ricordare una cosa più antica, cioè un'intervista che credo tu avrai fatto a Giuseppe Mensitiere, no? Che parlava dell'importanza del rilancio della Valle del Noce, del patrimonio della Valle del Noce, e io che mi aspettavo da Giuseppe Mensitiere l'insistenza Trecchina, ho trovato l'insistenza Rivello, cioè per la Valle del Noce Rivello è il centro storico per eccellenza. Io non voglio fare campanilismi, no? Perché ne abbiamo altri molto belli, noi mandiamo quante chiese Giuseppe 30, non so, insomma, ma la mia domanda 40, voglio dire, no, è tutto il nostro territorio che è ricco. E quindi non è che dobbiamo fare gare di questo genere, però tuttavia, no, è indubbia la Valenza come centro storico, come il borgo, che poi i borghi fanno riferimento proprio a questa unità, diciamo, urbanistica, architettonica rappresentata, non è tanto il comune, che pure è molto importante naturalmente, perché non è che si può isolare il discorso, no? Però tuttavia, per esempio, vedevo dei documenti dell'associazione dei borghi, si parla di una
un comune che non supera i 15.000 abitanti e all'interno un borgo che non supera i 2.000. E da questo punto di vista anche ci troviamo perfettamente, perché noi dai 2.000 purtroppo siamo purtroppo molto lontani. E da questo punto di vista, pittura e scultura, ma noi dobbiamo riscoprire cose che non sappiamo più, ma che fanno parte della nostra, veramente della nostra storia, no? Noi non conosciamo più nomi che si trovano nei libri di storia dell'arte, che si trovano nelle documentazioni del tanto passato, in cui noi abbiamo avuto un ruolo, no? Noi abbiamo avuto un pittore dal 500, Antonio Aiello. Chiediamo alla scuola di livello, ai ragazzi della scuola di livello, chi era Antonio Aiello, ma non solo dai ragazzi, chiediamo in genere chi era Antonio Aiello, no? E io devo dire che pure noi come associazione l'abbiamo riscoperto, diciamo, quando siamo andati a San Mauro da Luca e abbiamo visto questo affresco sulla cupola, insomma, della chiesa, con scritto il nome di Antonio Aiello, abbiamo fatto la ricerca, eccetera, eccetera, e abbiamo scoperto che lo troviamo citato questo pittore. Emilio La Rocca parla delle statue del laboratorio di legno pulito degli scultori di livello nel Settecento, con Domenico Renga e Salvatore Traffi. Poi noi abbiamo scoperto in un altro di queste gite che noi facciamo nei paesi, abbiamo scoperto Nicola Trani, abbiamo scoperto le statue di Nicola Trani nel Settecento, siamo nella stessa epoca, proveniente dallo stesso laboratorio, che dice alla Rocca, c'era questo laboratorio lasciando a noi posteri delle opere che non hanno nulla da invidiare alle celebri sculture di Ortisei della Valle Gardena. Sono convinto di questo perché ho avuto modo di restaurare due delle loro opere e ho potuto bene ammirare e apprezzare. Spero che ci sia una buona ricerca. E io sono convinto che ne abbiamo altre chiuse da qualche parte nei dintorni, non molto lontano da qui. E poi sempre La Rocca dice: per la pittura troviamo il maestro per eccellenza che ci ha lasciato le pregevoli testimonianze, Salvatore Ferrari, e cita delle opere di Salvatore Ferrari. Alcune delle cose di cui stiamo parlando qui, no, altre dipinti, non so citare altrimenti il quarto quello che è passato, se ne stanno nei vari laboratori della sovrintendenza, a Matera in particolare, debbono essere restaurati e recuperati. A Matera abbiamo il famoso polittico di Giovanni Bernardino Azzolino da Napoli, della Madonna del Carmine, no? Che sta esposto lì nel museo a Basso Lanfranchi per Matera 2019. Guarda, bellissimo, perfetto. È bene che stia lì nel 2019, ma nel 2020 lo vorremmo a livello, per favore, se è possibile, anche perché insomma, sappiamo quello che bisogna fare per riceverlo degnamente e credo bisogna attivarsi in questa direzione. E vabbè, non la faccio lunga, ci sono altre cose che potremmo citare, ma non voglio tediarvi con questa cosa. È chiaro che una volta che diciamo ci sono queste cose, ma praticamente in gran parte non sono usufruibili, le chiese non si possono visitare, eccetera, eccetera, ci sono tutta una serie di problemi, abbiamo la necessità di attivarci prima di tutto perché il patrimonio sia ricostituito e riaperto alla fruizione dei livellesi, direi prima di tutto. No, devi vedere per riappropriarci della nostra storia, della nostra cultura e di tutta coloro che vorranno venire a visitarci, perché noi avremo qualcosa da offrire, abbiamo qualcosa da offrire. E da questo punto di vista poi viene fuori tutto il discorso complesso che ha fatto Nicola. C'è da attivare una migliore cultura dell'accoglienza e fornire una serie di strutture. Qualcosa a livello si comincia a vedere, ma c'è molta strada da fare, ci deve essere la capacità di organizzare degli eventi, ci deve essere una serie di elementi che ancora sono piuttosto carenti. Allora, in tutto questo il progetto dei borghi, ma
gli arancioni, forse non sapere il taglio, quello che sarà, quello che è comunque uno stimolo forte, uno stimolo forte. Però bisogna prenderci e bisogna coinvolgere la popolazione, anche perché in effetti, diceva Nicola, le spese sono scarse, 2.800 euro, eccetera, però chi conosce lo stato delle finanze rivendesi sa che non è proprio una cifra insignificante, ma a questo dovrebbe aggiungere, per esempio, andare al letto dei paesi, dei borghi, praticamente bisogna essere iscritti all'ANCI, credo che il Comune di Genova non sia iscritto all'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. Ci sono una serie di passaggi, ecco, c'è tutto il lavoro di progettazione, tutte queste cose qui, che va organizzato naturalmente attraverso la politica amministrativa, no? Che deve riuscire a trovare le strade, i finanziamenti, eccetera, eccetera. Una bella agenda di lavoro, ma questo è quello che dobbiamo fare, perché se non facciamo questo perdiamo quello che è sicuramente la risorsa principale che sta finanziando, perché si parla di tante cose, ma non si parla di niente. Cioè, si parla di tante cose nel senso che si parla artigianato, industria, agricoltura, eccetera, eccetera, però ci sono grosse difficoltà tutti quanti lo vediamo. Il turismo è una carta importante, non esclusiva sicuramente, ma importante, e questo è, diciamo, il settore più nell'immediato, diciamo, percorribile. E su questo percorso, diciamo, questa proposta io credo che vada assolutamente esplorata e affrontata, insomma. Perfetto, facciamo un applauso. Davvero ha fatto una mappatura, no? In qualche modo di tutte le bellezze, di tutte le ovviamente nello Santa di Parigi. Assolutamente sì, abbiamo visto, insomma, avevate molti appunti, però sicuramente è stato molto utile questa ricognizione dei beni che vi sono. L'idea, il rischio di incontri come questi è che alla fine si può andare via dicendo beh, è un'utopia, no? Magari si pensa a tanti progetti, a tante idee, però poi come si possono concretizzare? Il professore Fidizzola faceva riferimento a Matera 2019, più utopia di Matera credo non ci sia, nel senso che pure in quel caso, no, si sono servito un gruppo di persone e alla fine hanno vinto davvero hanno portato a casa un risultato davvero straordinario. Bene, allora noi proseguiamo, perché io ho l'impressione che questa sera nella sala ci siano delle persone che vogliono contribuire, vogliono parlare. Sarebbe davvero molto bello se riuscissimo a coinvolgere anche la platea. Quindi do la parola a Salvatore Lovoi, direttore dell'Esserino, per un ulteriore approfondimento. Rimaniamo nei 10-15 minuti in maniera tale che poi dopo l'ambasciatore potremo aprire un po' di spazio per il confronto anche con la platea. Prego Salvatore. Dobbiamo aggiornare, quindi cercherò di parlare lentamente. Allora, è una buona abitudine ormai per me in questo periodo frequentare il livello e dare un contributo, come in questo caso, ma partiamo con la prima, in questo caso a perorare una causa che è quella di far entrare questo borgo tra i borghi più belli d'Italia. Ultimamente si è fatto una convention per Città di Genova, la Città di Monaco, dove hanno partecipato con i tre comuni, i quattro comuni della Basilicata, a portare appunto la bandiera, quindi paesi che hanno una storia letteraria come Ariano, come Vasini, quindi il paese della pietra, guardia verticale, cioè quindi, sono realtà che hanno, si caratterizzano per una particolare, diciamo, caratteristica. Livello, vedete, ha una serie di caratteristiche che tutte concorrono, diciamo, che tutte possono portare a questo obiettivo. Io voglio partire, se mi aiuti Nicola, purtroppo dovrei pure darmi. Ecco, vedete, questa è, ne abbiamo parlato prima, Nicola lo diceva prima,
Solo da poco tempo sono passato al Sole, sono comparsi dei cartelli che dicono che c'è il parco del Pollino e c'è la costa di Marachena. Nella Toscana, nell'Umbria, da 40 anni ogni città, ogni bordo che viene toccato dall'autostrada ha il cartello. Quindi è una cosa eccezionale perché è una produzione di immagini ed è questo un primo passo che già Nicola ci ha detto. Allora, io parto con la lettura di un articolo del nostro collega Urbano Ferrari. Livello, dice Urbano Ferrari, il paese più fotografato d'Italia. L'articolo è stato pubblicato nella redazione del Mezzogiorno il 28 settembre 2014. Possiamo andare avanti. Qui si racconta di uno dei centri più suggestivi della Basilicata, dice Urbano, posto fra il Serino e il Cottovello. E a parlarne è la rivista Travel. Quindi, ripeto, avrebbe ricevuto tantissimi click da parte di tutti i viaggiatori, diciamo, della Puglia prima, che si affacciano specialmente alla terrazza panoramica posta sulla statale 55, sotto Valle Murcia, che non sempre è pulita. Quindi, non avessi polemica, ma con me stesso e con tutti quelli che frequentano, purtroppo, che sono super giù, sono dei turisti, oppure i vacanzieri, come diceva Steinbeck. Steinbeck diceva che non bisogna parlare di questi paesi del sud, perché corriamo il rischio che poi dalla sera alla domenica lasciano quello che lasciano, in effetti. Però noi per ovvie ragioni ne parliamo, perché dobbiamo viverci in questi paesi, dobbiamo viverci, mangiare, quindi continuare non so, ad avere degli eredi. Allora, presa così, diciamo, questa immagine di Livello è una cosa un po' edulcorata, patinata, se vogliamo, perché uno guarda l'immagine di Livello e lo fa evidente, così ferma là, a me in realtà che non tocca. Invece noi dobbiamo lavorare, e lo dicevo pure in un convegno che abbiamo fatto sul Twitter Fedi qui a Livello, non vado il 6, 7 di, o 8 di gennaio. Dobbiamo lavorare per un turismo emozionale. Cioè oggigiorno si lavora sul turismo emozionale. Cioè la gente non ha più bisogno di guardare soltanto, di toccare, assaporare, quindi vivere realmente. Ecco perché c'è il boom per il viaggio turismo, perché mentre quelli che si mettono a contatto con la natura. Allora, quindi, ne perdiamo il contenuto in effetti. La lettura si ferma alle idee, diciamo, quando Urbano dice questo. Si tratta di fotogrammi, ecco, e quindi bisogna scendere più in profondità, possiamo andare più avanti. A livello di verità che più che cioè, questa è storta, questa immagine, più che ecco, c'è un saliscendi, c'è un saliscendi anziano, è un saliscendi che connota un po' l'intricato motivo dei vicoli che abbiamo a livello, le strettole, i sopportici, eccetera. Quindi bisogna addentrarsi nell'anima e nel cuore, bisogna addentrarsi nell'anima e nel cuore del centro storico. A proposito c'è un bel murale che avete realizzato qui a livello, che è emblematico, il filo d'Arianna, vedete, la capacità culturale che c'è in questa città è eccezionale. Questo ci indica che bisogna procedere lentamente, invece del fast food, lo slow food bisogna attuare per vivere nei nostri paesi. Adesso vi leggo un passo molto importante. Quando negli anni 60 lo scrittore, poeta e politico Giorgio Bassani, quello che del giardino dei Finzi Contini si accasò a Maratia, scoprì a Livello e non riuscì più a farne a meno, dice Ferrari. Molti in paese lo ricordano seduto su una panchina di piazza Umberto I, gustando una granita da limone, con l'attore inseparabile Argentina di cuoio, possiamo andare avanti, intento a meditare, scrivere e saziarsi del panorama, del fascino e della guida della valle. Presidente dell'Italia Nostra dal 65 all'80 fu proprio grazie all'interessamento di Bassani che il Livello fu dichiarato monumento nazionale. Quindi già c'era un titolo, monumento nazionale per conto d'Italia Nostra, qui vedete. In quel periodo fu inaugurata una stagione che vede il Livello diventare il salotto dell'intelligenza italiana, meta privilegiata di giornalisti, scrittori, intellettuali ai tempi dell'Airone, se non erano sopra giù. Quindi si ricordano Soriano, Moretti, Italo Moretti, Lucrezi, Stefanini e tanti altri. Io ci metterei anche Alberto Norregese, che è un intellettuale sui generi, su una personalità poliedrica che voi come associazione avete riscoperto. Possiamo andare avanti. Ecco, questi diciamo, sono tanti motivi, buoni motivi per sostenere la candidatura di livello del club dei borghi più belli d'Italia.
L'investitura è la naturale prosecuzione di un percorso che in tanti hanno tracciato nel tempo per consolidare un ruolo che questo paese presenta e già riveste nel panorama italiano e internazionale. A vantaggio, possiamo andare avanti, potremmo anche aggiungere, ecco, vedi che piccoli, eccezionali, potremmo aggiungere, andiamo avanti, anche questa è una cascata di tetti, favoloso, possiamo andare avanti, potremmo aggiungere, ecco vedete, i film girati a livello, iniziato da Quanto è bello pure in acceso, un film del 75 sulla sfortunata impresa di Carlo Pisacane con Stefano Sattaflores, che ricordo in un'intervista fatta a Radio 1 3131 a parlare della nostra cittadina, qui è con Don Savino, poi c'è un'altra immagine di ragazzi che così calcano gli scalini. Ma parlare di giacimenti storici, artistici e culturali di livello è materia non solo di esperti, ma anche dei cultori, come noi. La città, infatti, io ho notato che è presente nella galleria delle carte geografiche di fine 1500 dei Musei Vaticani. Qui compare, qui c'è il Golfo di Policastro, col nome di Rovellum. Ecco, l'immagine è molto particolare. Ce n'è ancora un'altra, andiamo avanti, Nicola. Questa immagine, purtroppo andrebbe ingrandita, si nota addirittura Rivello e il lago Serino. Quindi da già col Papa Gregorio nel 1581 abbiamo questa immagine. Cos'è? Eccola, il lago Serino, si vede Rivello invece in fondo più sotto. Ecco, poi già Giovanni ha parlato, andiamo avanti, di una cosa eccezionale che abbiamo a Rivello, non dobbiamo farci sfuggire, attenzione, bisogna essere vigili, perché abbiamo un patrimonio archeologico fruibile grazie alla mostra su Grecia e Egitto che spazia dalla noce al lao. Andiamo avanti con le immagini, il cantano, aspetta, io sono un maestro di scuola e porto quasi ogni due anni i miei ragazzi o altri a in questa mostra, con quelle del rame, con i monasteri, penso. Questo è un pezzo eccezionale, un pesce, un piatto per servire il pesce. Andiamo avanti. Ecco, c'è Gian Carmine che spiega un po', c'è anche il responsabile Leoni che apre le braccia a chi viene in questo museo che vale la pena visitare. Noi purtroppo abbiamo un'abitudine che non conosciamo a fondo le nostre peculiarità, il nostro patrimonio. E dobbiamo farlo, per la laurea, loro ecco dei pesi di telare qua, ma ci sono delle cose eccezionali veramente. Andiamo avanti ancora. Allora noi abbiamo un patrimonio architettonico godibile da ogni angolazione, rivela da fronte a fronte, cioè, è eccezionale, c'è una cascata di detti rossi, già dicevo prima, che degrada verso i fianchi del colle, fino alle bolle rocce, quello pure da valorizzare. Vogliamo vedere qualche casa? Questo per esempio è un dipinto degli anziani, dei primi anni del Novecento, la grotta di San Nicola, vedete. Sono veramente documenti che toccano moltissimo. Ci sono le case che si chiamano piano e non sanno che paura restare sole nel buio, diceva Quasimodo. Cioè queste case, le vedete, non ci sono in altri posti. Vedete, nonostante il terremoto abbia toccato anche Rivello, c'è stata, diciamo, una ricostruzione, io non lo so, perché poi c'è stato un finanziamento della legge del posto terremoto, ma molti rivellesi hanno ricostruito le case da sole e questo bisogna dare adito, ed è un vanto, è un onore per i rivellesi, quindi sono molto attaccati. Allora, abbiamo parlato prima che ci sono più di 20 chiese e cappelle sparse tra il cuore del paese e delle frazioni. Pensate che, per esempio, questa è la chiesa di Santa Maria del Poggio, sapete benissimo che c'erano due riti, il greco e quello latino, in effetti, e io ricordo che ero un giovane, molto più giovane, abbiamo fatto un convegno con il professor Biagio Ferrari e c'è stata un'archimandita nella chiesa di Santa Maria, quindi a portare questo legame storico, religioso, che è stato praticato fino a, diciamo, gli anni 50 di questo secolo scorso. Quindi vedete, questa chiesa che dicevano che era una fortezza. Ma vi volevo dire ancora un'altra cosa. Noi parliamo del borgo, ma abbiamo un altro borgo, il borgo del borgo, San Cosimino di Rivello, che è una cosa, è un patrimonio eccezionale. Pensate, qui c'è Pitillo che ha conosciuto il professor Cappelli, abbiamo fatto un convegno in barchi in piazza. Il professor Cappelli parlava di queste rimesse.
spesso degli immigrati che hanno costruito dei palazzi a San Costantino che sono dei gioielli con dei portoni, con dei portali, e che allora avevano anche incrementato, diciamo, la lavorazione, che so, dei trapini, i frantoi, i mulini, eccetera, che oggi purtroppo non esistono più. Quindi non dobbiamo soltanto, c'è la memoria storica, ma bisogna valorizzarla, riprenderla. Andiamo avanti. Purtroppo, come dicevamo, Santa Maria del Poggio è ingabbiata da pastoie burocratiche, ma bisognerebbe, diciamo, sviluppare un lavoro di recupero. E parliamo di questo contenitore che ci ospita, vedete che cosa abbiamo a disposizione. Qui ci sono veramente, diciamo, cose eccezionali, parlava Giovanni prima, il colorigno, gli affreschi. Io vengo qui ogni tanto, diciamo, con un maestro di scuola, ma anche per far vedere una cosa eccezionale, un documento della festa di Sant'Antonio. Vengo qui per altri motivi che vi dirò in seguito. Vorrei far vedere quello che citava Giovanni prima. Avanti, ecco, questa immagine. Ecco, questo è il politico che abbiamo da molti anni nel Palazzo Lanfranchi a Matera. Voi avete fatto con l'associazione un'escursione e avete visitato. Io ci sono andato, si parla tre ore per vederlo, insomma, va lì, ma veramente le stesse asiate, perché è un documento eccezionale, una cosa di eccezionale. Potete vedere altre immagini. Possiamo andare avanti, ecco, vedete le strade, perché quest'anno, ed è un bene secondo me, perché magari è il capitale della cultura europea, questo è un trono regno seicentesco, rappresenta la mano del Carmine con le armi giganti di Novanti, e un atleta della Trinità, come dicevi tu, attribuito al pittore Giovanni Bertino Azzolino di Napoli. Quindi auspichiamo tutti che ritorni, chiaramente c'è bisogno di aereazione in quella... nella chiesetta a fianco, perché purtroppo lì sta benissimo, ci sono addirittura gli attrezzi contro il terremoto per vedere le oscillazioni, eccetera. Cioè, dobbiamo dare però la stessa sicurezza, quindi non possiamo poi rovinarla. Andiamo avanti, ecco, vedete che documenti, cioè noi abbiamo un patrimonio che è veramente eccezionale, c'è un'altra immagine ancora della Trinità. È un peccato, i nostri giovani queste cose non le conoscono, non le hanno mai viste, va bene, a parte voi che il pullman siete andati a fare questa espressione. Andiamo avanti, poi possiamo, diciamo, inoltrarci nel cuore del centro storico, vedere questi bellissimi portali litici che connotano l'itinerario interno. Vedete, questo itinerario interno che è inserito nel sentiero 628 del club alpino italiano, che da Acqua Fredda porta sul Serino, sull'antica via del sale, che adesso sarà completato. Da Acqua Fredda passerà, c'è un tratto da Livello a Nevoli, e poi al lago fino al Serino. Quindi anche questo è un sentiero che di penetrazione, a strada che va dal mare ai monti. E per non parlare, e poi concludiamo, del patrimonio artigianale, qui c'è un'immagine molto giovane del maestro Ludovico Martino, è una sapienza nel lavorare in lago, possiamo andare avanti. Il gemellaggio con il Lin, diciamo, ha riportato in auge la scuola di questi ramai e calderai. Andiamo avanti, impresso con altri mestieri in questo coroligno che è un altro gioiello del 1600. E vedete, qui trovate, chi non li ha visti, ma penso tutti sappiate, di questi due stalli, di questi due pannelli, il ramaio, andiamo avanti, e lo stagnino. Vediamo le altre immagini, lo stagnino. E questa è un'immagine emblematica. Cioè i nostri stagnini, i nostri calderai, all'inizio dell'Ottocento furono i primi ad emigrare insieme agli alpisti di Viggiano. E portavano quindi la nostra cultura non solo in Francia e in Spagna, ma anche sulla parte mediterranea dell'Africa, quindi Marocco, Algeria. Quindi poi sono andati con i laurioti, quindi i castelluccesi, i moreschi, eravamo nello stesso comune, isole Baleari, ma poi siamo andati in America Latina, quindi abbiamo già portato la nostra cultura altrove. Io auspico, vedo che qui c'era un insegnante che operava in questa scuola, che si ricrei una scuola come le NAIP, importante per recuperare l'arte orafa, quella degli orologiai, e non disperdere i saperi e i sapori. Non ultimo, il lato antropologico. Ci trovate prima Peppino Menzitieri, io ho già parlato di Biagio Ferrari, noi siamo un'isola antropologica gallo-italica. Va bene, l'altro giorno è venuto uno studente dell'Università della Patricata a fare delle indagini, era pure a Nevoli, eccetera,
c'è ancora, diciamo, ancora dei residui di più attrezzi, meno a livello annevole, però ci sono, va bene. E quindi bisogna mantenere, ecco, prendete ancora altri mestieri che c'erano all'epoca. Andiamo, ecco, vedete questa bellissima immagine del costume di livello del 1800. Chiaramente quando parlo di livello parlo pure di Nevole, è la stessa etnia in effetti. Questa è un'immagine molto bella. Ebbene, l'autenticità delle persone. Noi dobbiamo lavorare sull'accoglienza, non dicevi tu, caro Nicola. Perché i Lucani, diceva Eraclide, era un popolo ospitale e giusto. E invece Eliano diceva che se verso sera un forestiero non veniva accolto nelle case, quindi i costumi dei Lucani, doveva pagare una multa a chi non l'accoglieva. Quindi vedete, io penso che oggi noi non abbiamo bisogno di queste cose perché accogliamo a braccia aperte un po' tutti. E vorrei concludere un po', perché abbiamo già parlato nel convegno sulla superstrada, di questi diciamo, prodotti tipici che ci sono in quest'area, che concorrono a realizzare quel turismo di cui abbiamo parlato prima, turismo emozionale. Molti gli artigiani, diciamo, le associazioni hanno lavorato perché diciamo, si sviluppi un discorso in questo senso, però diciamo il biscotto alto è scomparsa, la scaletta famosa è scomparsa, non la produce più nessuno in effetti, no? Soprattutto c'è il rischio che se non si incentivi faccia la stessa fine. L'altra cosa fondamentale, potremmo andare avanti, è che vedete ancora i vostri prodotti, possiamo andare avanti. Ci sono dei tentativi di valorizzazione come giornate fai eccetera, però bisogna mettere in rete tutti quelli che sono gli sforzi. Possiamo chiudere, qui vedete c'è l'immagine del costume di livello e poi c'è l'immagine e la gente del Rotaro. Sottoutilizzato, sottovalorizzato. Allora, voglio dire che noi abbiamo qua i laghetti, l'ego delle sorgenti di livello del San Costantino, gli inghiottitoi del Praticello che furono diciamo, colorati dal dottor Beninfanto, un farmacista, e si scoprì che l'acqua andava a finire l'acqua fredda. Quindi, vedete, gli inghiottitoi, il carsismo che è presente nel nostro territorio. E ci sono tantissime altre peculiarità, ma vi vorrei far toccare, possiamo fare la seconda notte, vedete una serie di immagini dei lavoranti della scuola di Martino, e qua vedete per esempio, e ne parleremo nella seconda immagine, vedete i turisti che arrivano qua. Io ho detto già alla riunione con i presentisti, arrivano turisti, i gruppi organizzati visitano Malatea e Rivello, non visitano altri paesi in quest'area. Il paese più visitato è Malatea, il secondo è Rivello. E dobbiamo lavorare anche sul piano delle guide turistiche, mia moglie fa la guida turistica, non è una pubblicità, e quindi qualche volta mi sfizio un po' ad andare dietro a lei, insomma. E vi farò vedere, possiamo chiudere e aprire l'altra cartella, qui ci sono altre immagini che... questo è un bellissimo quadro dei Masi sulla Madonna di Serino, quindi vedete Masi, Sarrubi, Ferrari che si aggiungono a quelli che già dicevi tu Giovanni, cioè c'è un patrimonio eccezionale. Ho messo delle immagini, ma no, un'altra cartella, tutti i presenti che hanno fatto questo inverno, c'è un'altra cartella, dovete avere un po' di pazienza perché oggi pomeriggio, noi giornalisti siamo con i medici, oggi pomeriggio stavo prendendo il lavoro e hanno chiamato per fare un articolo su questi problemi dei danni del vento, e quindi non ho finito. Ecco, vi faccio vedere alcune immagini, le vediamo insieme. Questa è la stanza antica di Sant'Antonio. E poi facciamo scorrere. Vedete, qui la festa di Sant'Antonio, ci siamo trovati una volta, possiamo andare avanti velocemente, ci siamo trovati una volta ad accompagnare un gruppo di Trieste. Bene, pensate, i turisti non hanno voluto visitare così, diciamo, singolarmente la chiesa, eccetera. Hanno voluto all'inizio, cioè i martiri del Giappone, c'è cioè, Giovanni Tolisco, hanno voluto fare due gruppi, un gruppo che, diciamo, più anziani, che si è fermato qua, un altro gruppo ha voluto così, seguire la processione di Sant'Antonio. Ed è stato eccezionale, vedete, noi abbiamo un patrimonio di immateriale che va valorizzato, passiamo ancora negli stalli del coro, però se andiamo, le immagini che verranno dopo, qua ci sono i promotori diciamo, della festa,
con questo line law, che è un altro, diciamo, elemento favoloso, insomma, da valorizzare, questa riffa che vi fa per procacciare i soldi, i quadri che vediamo, ma c'è la processione. Ricordo che Gian Talamini, un pittore originario di Nemoli e Sarri, la banda si è intitolata a suo padre, quella distribuzione del pane, Gian Talamini ha fatto un bellissimo quadro che poi fu pubblicato sul Messaggero di San Antonio di Padova. Quindi vedete come veicola la cultura, come veicola le informazioni. Si tratta già di 30-40 anni fa. Qui c'è la visita in questi luoghi. Poi usciremo fuori e vedremo come si tocca per mano. Non è solo una questione di fede, vedete, è una questione di cultura. Quindi la processione. E i turisti che il Cercine, questo me l'ha insegnato il professor Biagio Ferrari, io la chiamavo sulla Aspar, e lui mi disse, si chiama Cercine, sabato. Ecco, le cinte votive, vedete, queste sono, diciamo, delle testimonianze di una cultura che non disperdiamo, in effetti. C'è stata una serie di elementi che abbiamo colto durante la processione. I portali di cui parlavo prima, i portali mitici, che rappresentano, diciamo, una ricchezza, non soltanto della noblesse, ma pure degli artigiani, che c'è una cultura. Non a caso, ripeto, si riscatta dal dominio feudale, che c'era una cultura e c'era anche, diciamo, la borsa, e quindi c'era un'economia fiorente all'epoca, 300 anni fa, con la Restituta Libertas. Vedete che panorama, che c'è un patrimonio. Scusate, forse mi sto dilungando, ma finisce subito. C'è forse Gustavo qua che aiuta il nostro parroco. Questa chiesa, sacripola eccezionale, che è la seconda in verità del meridionale dopo quella di San Nicola dei Bari. Però è chiusa, insomma, non direi una cosa. Questo portale di Giovenica, è un padre di fantastico. Sono sempre io, aiutando il padre. No, a breve prendi con la chiusa. Ah, fa piacere. Sono felicissimo, sono felice. Questa piazza Umberto Primo apriremo, come dice Paolo, ci sarà una concessione, molto bene. Tra due immagini, diciamo, che abbiamo finito il percorso, questa è l'immagine con Sirino, quindi li abbiamo tutti, insomma, no? Mario, cioè, gli altri, diciamo, lentamente noi ce l'abbiamo, Mari, Monti e Terni, insomma, li abbiamo tutti, e questa, diciamo, è la ciliegina sulla torta. La chiesa dell'Annunziata con questi affreschi dei Pizzantini, quindi diciamo che il patrimonio è veramente fantastico. Io vorrei solo una cosa, voglio dire, speravo tanto che ci fosse i canestrini qua. Noi abbiamo un dovere, questo è l'abside della chiesa, abbiamo un dovere, possiamo osservarci, abbiamo un dovere di preservare ai vostri quello che abbiamo ereditato. Io devo ringraziare chi ha costruito questa storia, quindi i nostri predecessori. Noi non possiamo permetterci l'uso di disperderlo, perché dobbiamo consegnarlo ai nostri figli. Allora, su questa cosa, poi un fatto con le canestrini, interveniamo, questo è importante, sulla tipologia dell'edilizia, perché nel passato purtroppo abbiamo un po' creato dei guasti, gli infissi in alluminio rotizzato, eccetera. Quindi mi ritrovo d'accordo con quanto dici tu, questa tessera che ci daranno, in effetti, questo riconoscimento ci serve un poco a limitare i danni, perché ne abbiamo fatti tanti, ne abbiamo fatti. Buon lavoro. Ringraziamo Salvatore Lovoi che ha completato, arricchito ulteriormente la mappatura che aveva iniziato il professore Filizzolo. Allora, sta per finire la prima parte, voglio anticipare che dopo l'intervento dell'ambasciatore D'Auria ci sarà la possibilità per chi vuole intervenire di fare delle domande o anche di consegnare qualche spunto, qualche riflessione, ovviamente 3-4 minuti, se no poi ci allunghiamo troppo. Bene, proprio per stringere questa parte in modo da poter dare agli amici la possibilità di parlare, io passo subito il microfono all'ambasciatore Eugenio D'Auria, che lo ringraziamo per questa presenza che dà ulteriore autorevolezza all'incontro di questa sera. Prego, ambasciatore. Grazie mille, sono io innanzitutto che ringrazio per l'invito e mi fa piacere prendere la parola per ultimo, perché anche se gli spettatori, gli interlocutori saranno certamente un po' stanchi, allo stesso tempo dopo queste due
prime indicazioni, non ho molto da aggiungere su perché, sulle motivazioni di una eventuale candidatura di Livello. Livello si pubblicizza da solo, come si diceva qualche anno fa per livello degli abbigliamenti. Basta vedere appunto dall'esterno l'omogeneità delle costruzioni e poi vedere tutto lo spettacolo intorno. Questo è comunque l'involucro. Ora si tratta di dare vita e di dare contenuto a questo involucro. E lì non dico che cominciano i problemi, ma certo c'è un percorso molto impegnativo da fare, come aveva anticipato il dottor Ferrazzani, perché quando arriveranno, se il livello decide di intraprendere questa strada, arriveranno degli ispettori, dei visitatori che faranno stato di quello che c'è e daranno delle indicazioni. E magari può capitare che l'indicazione sia quella di dover eliminare alcune cose che non vanno molto bene, per esempio qualche parcheggio non particolarmente adatto ai turisti che arrivano, cose di questo tipo. Ci possono essere anche dei sacrifici, però si tratta di farli per il bene comune e questa è la cosa più positiva della candidatura. Impegnarsi tutti, l'amministrazione e i cittadini, su un percorso per arrivare a questo obiettivo. L'amministrazione dovrà svolgere azioni mirate a far aprire delle strutture che non sono aperte e così via. I cittadini dovranno non solo apportare delle idee, ma pure dal punto di vista loro magari potranno abbellire il paese con alcune cose. È stato fatto l'esempio, che è stato ricordato Matera. Matera ho avuto il privilegio di assistere alle prime riunioni del gruppo di giovani che ha cominciato questo sogno, e lì subito hanno steso un progetto e hanno coinvolto la popolazione, tant'è vero che buona parte delle attività di Matera 2019 sono con il coinvolgimento delle popolazioni, che possono essere dalla cosa dei balconi fioriti, quindi tutta una serie di fiori ai balconi, ad altre, alle processioni, eccetera. Tutto questo è stato fatto in piena sintonia con le popolazioni, e questo è il tesoro di questa iniziativa. Che cosa bisogna fare? Bisogna fare in maniera tale che Livello possa diventare il centro di un percorso che può essere, che vede tutto intorno la Valle della Luce. E lì mi permetto di ricordare che c'è un organismo che si chiama Comunità Locale, l'ex Comunità Montana, che potrebbe essere chiamata a può essere coinvolta in queste cose, perché se vengono individuati dei percorsi che, partendo da Livello, vanno in direzione di altri comuni, si troverà anche la possibilità appunto di coinvolgere questi comuni. È stato citato l'esempio del percorso da Acquafredda al Sirino, ma ce ne possono essere molti altri esempi anche qua. E l'altro elemento fondamentale è quello dell'accoglienza. Si tratta di un salto di qualità per far capire che il turista non è soltanto qualcuno che viene qui, spende qualche lira e poi va via. Invece si tratta sempre di più di persone che sono interessate ai luoghi, alla storia di quei luoghi e alle persone. Allora, da questo punto di vista, credo che il coinvolgimento delle persone, di tutta la popolazione, sia fondamentale, sia per tracciare un percorso storico di tutta una serie di eventi, di aneddoti che magari possono sfuggire ad alcuni, mentre invece altri li ricordano, sia perché, per esempio, anche qui ricordando una fortunata esperienza della Napoli di alcuni anni fa, a Napoli una delle iniziative che più ebbe successo per i turisti era quella delle scolaresche che avevano adottato dei monumenti e che aiutavano i turisti a visitare quei monumenti. Questa è una cosa che una piccola scuoletta di Livello può fare per alcuni di questi luoghi, spiegando un po' la storia del paese e attirando l'attenzione dei turisti su alcuni aspetti particolari, alcune tradizioni. Non so se chiudo troppo rapidamente, ma mi sembra che la cosa importante sia di avere la percezione di quello che pensano i nostri amici qui presenti. Sono stato invitato a chiedere di emozionare, di coinvolgere emotivamente la cosa, gli spettatori. Allora, io ricordo un articolo bellissimo, non ricordo con esattezza se fosse stato pubblicato su il New York Times o su un giornale tedesco, Bizzarri, credo, però era una storia che mi toccò e che riguardava Livello, ed era di questa signora,
abbastanza anziana, e aveva una casetta all'inizio del paese, se ricordo bene il nome della signora era zia Maria, e appena vedeva qualche straniero, qualche turista straniero, li salutava in stretto dialetto rivellese, si faceva capire, li invitava a casa sua, e nella sua casa tutte le pareti erano tappezzate di cartoline che poi questi turisti da lei accolti avevano mandato successivamente. Questa è una storia che ricordo io, letta alcuni anni fa, e che mi sembra molto indicativa e molto bella, non dico da ripetere, ma comunque indicativa di quello che si può fare anche come individuo. Grazie per l'attenzione. Ringraziamo l'ambasciatore, magari si riserverà anche di intervenire, perché oltre magari a degli spunti ci potrebbero essere anche delle domande. La signora Adelina ce la ricordiamo in molti, perché davvero era un altro monumento, no? Per Rivello. Allora, abbiamo detto, siamo riusciti a trovare uno spazio anche per confronto, e questo credo sia una cosa molto bella, di solito non avviene nei convegni, quindi approfittiamo di questa occasione, di questa opportunità. Chi rompe il ghiaccio? Chi ci aiuta? Perché poi sono convinto che se parla il primo poi parleranno anche gli altri, però io vedo delle persone che sicuramente vorrebbero e potrebbero dire. Prego, allora signora, se venite vicino al tavolo. C'è la telecamera così, però se non volete, ecco, magari se vi mettete qui, ecco, prego, mettetevi al centro. Non di sotto il microfono perché la mia voce è abbastanza. Ok, solo se si può girare, perché se no vengono. Allora, va bene, io mi chiamo Laura Forte, sono una napoletana e devo mettermi l'acqua così. Sono napoletana e vivo da 20 anni a Rivello. Vivo in una contrada di Rivello, vivo in campagna. Chiaramente sono innamorata di Rivello, come tutti qui, come i rivellesi, doc, però anche le persone che sono venute a scala a Rivello, come me, che hanno scelto di vivere a Rivello in campagna, non in paese. Chiaramente sono dispiaciuti di questo fatto che Rivello non riesce a ricollare come meriterebbe. Io ho delle critiche da fare ai relatori, per carità, critiche pregevole, cioè in effetti tranne le prime informazioni che ci ha dato Nicola Ferrazzano, ho notato che c'è un'elencazione di quello che è bello di Rivello, il patrimonio di Rivello, il patrimonio artistico, tutto il patrimonio immateriale di Rivello, però quello che si deve fare per far decollare Rivello, cioè proposte pratiche concrete, non sono venute fuori, almeno in questa prima in questi primi interventi. È lì che invece ne scavassero. Noi dobbiamo impegnarci a cercare le soluzioni per far decollare questo paese. Una cosa che ho notato è che non è stato messo in evidenza quello che è un fenomeno, secondo me, molto triste di Rivello, lo spopolamento di Rivello, lo spopolamento del centro storico. Rivello, soprattutto nel centro storico, forse le contrade sono più popolate, il centro storico è il deserto. Se qualcuno di voi comincia a passeggiare nel centro storico in una bella giornata, si accorge che incontra pochissima gente, cioè poco abitato il centro storico. Quindi sarà bello, sarà pieno di monumenti, la maggior parte chiusi, e qui c'è una responsabilità precisa. Qui mi dispiace dirlo, c'è un gruppo di persone, no, adesso non voglio fare nomi eccetera, che non vuole far aprire questi monumenti. Adesso non so se per il periodo elettorale, preelettorale, non so se l'ambasciatore o i relatori. Anche per questo, signora, manteniamoci un po'. Però io non sono venuta qui con una precisa intenzione, quella di non di provocare, ma di stimolare, perché secondo me questo paese, nel compreso, per carità, che ho dormito anch'io, perché a parte il lavoro, a parte gli interessi, ho un po' trascurato anch'io, diciamo, questo interesse per il paese, diciamo, ho pensato ad altre cose forse più personali. E allora, lo spopolamento di Rivello, il centro storico e il deserto, i
monumenti sono chiusi e si devono aprire, e non è che apriremo la cripta. Questi beni, questo patrimonio, non è che appartengono alla Chiesa e sono di proprietà della Chiesa, sono un patrimonio comune, quindi bisogna fare di tutto per aprirli. Non è che ci danno una concessione che hanno questi monumenti. Un'altra cosa terribile che c'è in me: se io voglio dire una preghiera la mattina, caro ambasciatore, non c'è una chiesa aperta in cui poter dire una preghiera. Questo fa capire ancora di più che praticamente Livello viene considerato un paese deserto. In qualsiasi città, in qualsiasi luogo esiste una chiesa aperta ogni mattina dove uno può pregare, a Livello non c'è una chiesa aperta. Le chiese si aprono soltanto per messe, prime comunioni, funerali, però una chiesa aperta la mattina, che io scendo di casa, voglio pregare per l'anima dei miei morti o per un povero ragazzo che è stato operato al cervello e non si sa se sopravviverà, io non trovo una chiesa aperta. Questa è una parentesi. Ma avete notato la porta che cigola? Quello è il primo istituto. La porta è cigolante, nel senso di come siamo combinati, perché nessuno di noi o chi gestisce questo luogo, non so, ha pensato e dice: ma fammi pigliare la fiaula e fammi togliere il suo cigolino. Ci siamo messi contro tutti, quindi diciamo, lo dico in positivo nel senso. No, ma io ho fatto per sfavorare, per carità. Allora, non so come è causato chiaramente dal fatto che qui non ci sono persone di lavoro. Quando la prima occasione di lavoro sarebbe valorizzare, come fare? Allora, secondo me l'amministrazione comunale, anche i cittadini, attraverso le associazioni, attraverso riunioni di cittadini per categorie, per zone, per contrarie, per costi, perché secondo me le azioni vanno dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, cioè bisogna lavorare l'amministrazione comunale, gli assessori, la giunta, ma anche i cittadini devono collaborare, perché una parte sicuramente di quello che si dovrà fare può essere finanziata dai vari fondi europei, il fondo aree rurali, eccetera. Ma un'altra parte devono essere pure i cittadini che cominciano ad attivarsi, perché esistono tante iniziative nei cosiddetti comuni virtuosi, cioè l'associazione dei comuni virtuosi, no? Dalla quale si possono prendere tante idee. C'è l'iniziativa dell'home restaurant, c'è l'iniziativa, vi dico una cosa, io andavo da Assisi quando avevo 20 anni, che c'è un'associazione religiosa che si chiama La Cittadella. Assisi non aveva tanti alberghi. Cosa facevano gli assistani? Erano contattati da questa associazione e ognuno di loro metteva a disposizione una stanza, due stanze della loro casa per poter accogliere le persone. Quindi non è che abbiamo bisogno di chissà di quante strutture. Ognuno di noi potrebbe mettere a disposizione chi vive nel centro storico questa stanza per accogliere i turisti. Una, per esempio, questa è un'idea che mi viene, c'è l'iniziativa dell'home restaurant, cioè oggi esiste questa possibilità per la piccola economia di organizzare ristoranti a casa per accogliere i turisti. Poi il Livello non è soltanto un patrimonio artistico, architettonico, il Livello c'è un patrimonio paesaggistico, c'è i boschi, c'è i fiumi, c'è la possibilità di poter creare una sentieristica che ti fa conoscere i boschi, la fauna, la flora, come è stato fatto in altri paesi. Poi in altri paesi, scusate, esiste la possibilità delle banche che finanziano progetti di riscatto delle aree che sono depresse. Esempio la Cariplo in Lombardia ha notato che praticamente la zona dell'Oltremont Pavese è una zona spopolata un po' come questa. Sono stati finanziati dei progetti per riscattare questa zona. E che cosa si è pensato di fare? Per esempio, tutta la zona paesaggistica di Livello, che
di chiamare esperti sportivi che sono esperti proprio in questi sport che vengono fatti all'aria aperta. Quindi, come vedete, ci sono tante possibilità, però le persone si devono mettere insieme senza pregiudizi, senza prevenzioni, e collaborare tra di loro, amministrazione, cittadini, lavorare insieme per il bene comune. Dobbiamo uscire un po' dalle nostre case, dobbiamo reagire, perché il patrimonio c'è, ma se rimane là e non viene valorizzato, ma valorizzato dagli stessi cittadini prima e poi dai turisti che verranno, perché vengono ospitati, vengono accolti, non c'è a livello, appena si entra in paese, una piantina in cui si vede il paese, si vedono i monumenti. Non ci sono indicazioni. In qualsiasi paese che c'ha tutti questi monumenti, ci sono delle indicazioni precise. Scusate. Ottimo, signora, e complimenti per la passione. Ha spiegato questo percorso di essere riconosciuti da questo circuito nazionale, poi chiaramente gli altri relatori hanno riempito di contenuti questa candidatura e il dibattito serve anche ad evidenziare tutta una serie di problematiche, una serie di impegni. Però continuiamo con il microfono aperto, chi è solo che gentilmente dovete venire da queste parti, da questa parte. Cristina, vieni. Manteniamoci in 3 minuti, così facciamo parlare tutti. Senti, puoi mettere qui, gentilmente, perché così. Approfitto del microfono perché sono senza voce. Buonasera a tutti, complimenti per la bellissima serata, gli argomenti a Nicola Ferrazzar che ha organizzato il promotore della serata. Io veramente 2 minuti, buonasera a tutti, perché è presente qui l'ambasciatore D'Auria e avrei il piacere di raccontare a D'Auria che una storia che forse sicuramente avrà a buon cuore. Circa appena laureata, io circa 15 anni fa, partecipai al suo concorso, vinsi il premio con il progetto Tipico Rivello. Dopo 15 anni le posso dire che quel premio, quel progetto è diventato un'associazione che dopo 10 anni di attività, magari un po' silenziose, abbiamo pubblicato dei libri sulla storia di Rivello, abbiamo fatto delle attività di promozione e valorizzazione del centro attraverso il fumetto, che è quello che abbiamo più pubblicizzato, e poi abbiamo fatto azioni. La prima azione è stata quella di far diventare i 2 quotidi di Fagiolo del Rotale riconosciuti sia a livello regionale che a livello nazionale. Successivamente abbiamo partecipato anche con l'Alsia alla catalogazione dei frutti antichi e delle specie antiche. Ne abbiamo censite oltre un centinaio tra meli, peri, prugne, ormai non più esistenti sul commercio, diciamo al grande consumo dei supermercati, però sono conservati adesso nella banca del seme, come specie diverse a servizio della biodiversità. Successivamente negli ultimi tempi abbiamo maturato anche i requisiti, proprio da pochissimo è diventato anche CEAS, Centro di Educazione Ambientale per la Sostenibilità, e si è ampliato anche al sociale e stanno in questo periodo entreranno anche, si sono associati anche dei diversamente abili e si apre ad attività di educazione ambientale con tutor speciali rivolti alle scuole, ai bambini e all'integrazione in generale, anche con progetti di educazione sulla legalità. In tutto questo, brevemente, solo per dirle che l'ambasciatore investe anche sulla nostra zona. Io come giovane allora partecipai e quel progetto è anche una realtà dopo 15 anni. Insomma, penso che anche per lei sia una cosa bella
sapere che questo non è andato perso il suo contributo, anzi fu utilizzato proprio per pagare il notaio e fare lo statuto. Allora io buonasera a tutti e vi lascio. Questo concorso dedicato ai genitori da parte dell'ambasciatore ha avuto davvero una grossa risonanza nei primi anni in particolare. Mi pare che il professore della Barca, tra l'altro è stato citato Assisi, e sappiamo che il professore vive per un periodo dell'anno ad Assisi, quindi può certificare quanto detto dalla signora. Professore, 3 minuti. Prego. Ne approfitto perché è l'occasione anche per saper conoscere l'ambasciatore Lauri e il dottor Ferrazzano, ci siamo sentiti solo tramite WhatsApp o per telefono. Bene, sono proprio contento. Questa iniziativa, quando ho visto l'organizzazione di questa serata, diciamo che ho pensato che stavo sognando, perché questo in fondo è un sogno, diciamo, è un'illusione, un'utopia vista così, però è proprio correndo dietro ai sogni, all'utopia che si ha il progresso, si fa le cose. Riusciremo? Allora, innanzitutto le cose vanno pensate, prima va fatto il progetto, poi va lavorato, e poi se proprio non si arriva su proprio dove si era presa la mira, beh, l'importante comunque è, come le Olimpiadi, correre, andare, però sicuramente qualche cosa approda. Certo, per realizzare un sogno, per realizzare un miraggio, un'utopia, e ci vuole un miracolo, ci vuole un santo. Io mi auguro che Livello abbia trovato un nuovo Santi Nicola, la possibilità di realizzare questo sogno, che potrebbe essere una rinascita. Livello non l'abbiamo detto, perché non abbiamo avuto il tempo per dirlo. Livello è stato grande, è stato dal punto di vista, voglio dire, in tutti i sensi, dal punto di vista culturale, artistico, territoriale. Io ho dedicato 2 anni della mia vita a fare le ricerche su Livello e ho scritto un libro su questo Livello, che, voglio dire, noi tutti i documenti non ci sono, molte cose io sono andato per similitudine, per, come dire, la propria storia, quella che collegava gli altri paesi, perché nel totale generale, quando chi sapeva scrivere era sia noi, il 5% della popolazione scrivevano dei paesi più grandi e dei personaggi più grandi, il Livello diventava quasi insignificante nonostante la sua importanza. Beh, in tutta questa storia qui mi sono convinto che questo paese, che ha una storia millenaria e che di qui sono passati tutti i popoli che hanno, come dire, popolato il Mediterraneo, a partire dagli Enotri, ai Greci, agli Arabi, ai Longobardi, ai Normanni, ai Romani, e giù via discorrendo fino ai giorni nostri. E Livello ne conserva ancora traccia, tanto è vero che il suo tessuto urbanistico non ha subito significative modifiche, tanto è vero che si è salvata dal flagello del XX secolo, che è l'auto, la macchina, e quindi averlo salvata dalla macchina l'ha preservato da questa cosa qui. Certo, è lo stesso progetto, ma io vivo ad Assisi, sono arrivato tardi perché vengo da lì, e in effetti Assisi c'è un paese in Umbria che è forse la fotocopia, il gemello di Livello, che non è Assisi ma è Spello. Chi di voi c'è stato? Sa, è qua. Beh, Spello ha trovato le sue, come dire, manifestazioni, l'infiorata per esempio, è famosa in tutto il mondo, il giorno dell'Ascensione, e quindi il Livello potrebbe trovare in questa iniziativa, che insieme a questa ne potrebbero nascere tantissime, proprio per il fatto che l'auto non può disturbare questo progresso. Per cui io mi auguro tanto che questo non si esaurisca, tutto questo lavoro che il dottor Ferrazzano ha fatto, e che sono convinto continuerà a fare, non ci si esaurisca in una serata, in una riunione, in tante belle parole, ma che non da solo, perché da solo non si va da nessuna parte, ma insieme a tutte le persone, diremo per citare una frase, di buona volontà, possono dare una mano affinché si riparta, si ricomincia, per poi se
devono sorgere, devono arrivare prima i turisti, devono nascere prima gli alberghi, questa è una questione che si risolverà poi strada facendo. Grazie, grazie per avermi invitato, grazie, grazie per tutte le cose che fate nel nostro paese. Ringraziamo il professore Labbanca, vedo tra il pubblico l'avvocato Altieri e sono convinto che uno spunto lo vuole dare a questo incontro così partecipato. Prego, avvocato. Se mi sono sollecitato lo faccio con piacenza. Ovviamente è un'iniziativa che apprezzo, condivido. È un'idea che coltiviamo da tempo, insomma, questo di rendere noi più forti, più belli in Italia. Lo dico, insomma, perché poi l'abbiamo fatto. È stata la prima proposta, credo, un gruppo di opposizione abbiamo fatto in Consiglio Comunale, portando questa richiesta di adesione di livello di globalità che purtroppo non è di seguito, nel senso che non è il voto favorevole del Consiglio Comunale. Siamo contenti che oggi questa iniziativa venga ripresa e rilanciata. Poi rivelerò mille peculiarità, le abbiamo dette tutte, insomma, le abbiamo ascoltate. A me piace ricordare, forse non è venuto fuori, il tema di Serra Città e il tema del fiume Luce. Sono altre due cose che caratterizzano il nostro territorio, lo rendono del tutto particolare, insieme al centro storico, insieme al porto di San Costantino. Cioè, la nostra proposta era per l'adesione ai porti più belli d'Italia di livello centro storico e del centro storico di San Costantino, che merita almeno quanto punto di livello, insomma, con i suoi palazzi liberi dell'inizio del Novecento. Sono queste le peculiarità di livelli, i laghetti coordinati, appunto, insomma, le abbiamo elencate un po' tutte. Serra Città è una cosa che merita. Io proprio l'altro giorno vedevo il progetto Cora, che era stato interessato, è un progetto dell'Università della Basilicata promosso da Usanna, l'attuale sovrintendente a Pompei. Ebbene, Usanna aveva messo in piedi questo progetto, prevedeva quattro siti archeologici interessanti. Uno era Serra Città, purtroppo Rivella ha perso questo treno, però questo progetto è andato avanti e ancora adesso ci sono il posto di livello con quello che sono precisamente la materia. Per esempio, questo è un tema che va ripreso anche quello di Serra Città. E poi, come la sentieristica, c'è un altro inglese di adozione, Marcello Reotta, che dice sempre: noi abbiamo il sentiero più bello del mondo, possiamo lanciare l'iniziativa del sentiero più bello del mondo pensando a questo sentiero che da livello centro storico, il fiume Luce, praticamente Madonna del Popolo, in quattro ore, forse anche meno, raggiunge Acqua Fredda. È una cosa del tutto peculiare, anche solo quella basterebbe a giustificare una visita del nostro paese. Insomma, ne abbiamo tante cose importanti da valorizzare, insomma, si tratta di lavorare in quella direzione. Grazie di collaborazione. Ringraziamo l'avvocato. Allora, c'è ancora qualche altro minuto, se così c'è la possibilità. Nicola, ti astieni? Posso parlare un momento io? Sì. Allora, a me chiedo scusa, mi conoscete? No, questo è il minuto, ma non preoccupare. Ad un certo momento si parla di stipendi culturali di livello basati soprattutto sulle chiese, o su quel viottolo che porta adesso, che sarà bellissimo, cioè tutto poco bello. Ci saranno anche delle grotte costellatiche e stalagmiti, non lo so se poi sia vero o bugia, comunque mi è stato detto e probabilmente ci saranno. Io una cosa dico per il fatto di queste chiese: c'è la chiesa del Purgatorio, che per me è la più bella del paese, così marmi con i croni, mezza diroccata, mezza restaurata, mezza diroccata, e nessuno chiusa. Io proposi al sindaco, e lo dico qua una prima volta, che siccome io sono proprio muro e muro con la chiesa di Santa Maria, e non lo so, sono quasi 40 anni che io sto lottando, il sovrintendente Canestrini non c'è, perché io gli ho telefonato molte volte. A un certo momento mi è caduto sul tetto, sul
impattato per me. Sono andata dal sindaco una prima volta, dico, senti, così così, come si fa? Io non ce la faccio più, vorrei risarcita dai danni, dal quando è stato il primo terremoto? Dall'80, che io l'ho adotto, nessuno mi abbia dato di più, una ricostruzione del 98, che proprio come ne devo uscire la casa, punto, e non lo so, me ne devo uscire. La prima volta si mi mise quasi un tappeto rosso, mamma mia, che importanza ho. Dopo due volte dice, ma io sono un'istituzione, ma se tu sei un'istituzione, devi fare il presidente del Rotary Club, secondo me, sei un amministratore o un'istituzione? È questo che vorrei dire. Allora, in un certo momento, se non ti interessa il sindaco, 4 milioni di euro sono stati stanziati, il giornale per farlo, tutto quanto. Dove vanno a finire? Per 4 anni di seguito l'anno che verrà? Penso che sia questo, perché è possibile. Perché non si, come si posso dire, non si invita la Curia a un certo momento? Perché non siamo solo noi che lottiamo, perché noi lottiamo però né il vescovo, né il prete, né... non si interessa nessuno. Non sta qui la chiesetta della, come si chiama qua sopra, della... dell'Annunziata. Oh. C'è il grande piede qua. Quanto lavoro tu hai fatto per fare questa chiesetta? Dillo. Questo qua materialmente, non lo so, c'è la cappella della Madonna del Popolo, costa fresco del 600, una Madonna nera, bellissima, sta fresco. Una casetta meravigliosa, una volta restaurata, si potrebbe fare anche come turista religioso. Io l'ho proposto al prete, l'ho proposto, e c'è una signora che lo può dire, ma nessuno se ne frega. Ad un certo momento i miei soldi per restaurare tutto questo qua, che fine fanno? Mi pagano più di tasse qua. Abbiamo pazienza. Grazie. Purtroppo non ci sono, quando io dico ci dobbiamo mantenere, non perché uno non si devono dire le cose, però siccome mancano, cioè, manca chi dovrebbe rispondere, sembra insomma maleducato, poi c'è la signora. Posso sembrare anche maleducato, però io parlo per la Oh no, no, io non lo parlo. Però e non c'è solo Santa Maria, c'è la chiesa del Purgatorio, bellissima, è mezza distrutta. Perfetto, assolutamente chiaro il messaggio, signora, prego. Niente, io volevo, siccome si è parlato di Bondi, no? Prima di venire qui ho visto la trasmissione di Mangiato, che è una trasmissione che mi piace tanto, e oggi si parlava proprio di Muro Lucano e di Pienza. Magari potrebbe essere anche quella una rutina per livello, no? Visto che a livello nazionale si parla di Rai 3. È una proposta, un'idea, diciamo, uno spunto, perfetto. C'è la sezione dei bordi, no? Sì. E poi a Pasqua viene pregato il bordo Sì, è una serie di trasmissioni che vengono fatte ad eliminatori e poi si arriva all'individuazione del cioè dare visibilità, è vero, una visibilità che manca un po', diciamo, sui canali, diciamo, anche nazionali in particolare. È chiarissimo questo spunto. Daniele vuole dire qualcosa? Prego. Daniele di Lauria, però vuole dire una cosa sorridente, prego. Allora, buonasera a tutti, complimenti per l'idea e per la qualità che avete messo in campo stasera. E niente, io praticamente volevo porre l'accento proprio su questo, cioè sulla possibilità di elevare il livello da conoscenza della bellezza dei nostri territori a consapevolezza, ovvero convertire appunto la conoscenza sulle potenzialità dei nostri territori alla possibilità che questa si possa trasformare in possibilità economiche di sviluppo e di prospettiva, soprattutto penso a noi giovani, a tanti ragazzi che preferiscono andare via piuttosto che provare a lottare, a costruire qualcosa di buono qui anziché arricchire altre parti del paese che non ne hanno di certo bisogno, insomma.
Io tra l'altro sono reduce dalla fiera che abbiamo fatto a Parma qualche giorno fa sul turismo e sull'outdoor in Italia, e lì mi sono reso conto, qualora ce ne fosse stata ancora necessità, sul quanto la Basilicata intera è amata da tutti, cioè tutti hanno espresso parole al miele sulla regione. Chi già l'ha vista è rimasto sorpreso dalla bellezza, dalla qualità, dall'ospitalità, che è una cosa che comunque intrinseca, voglio dire, alla nostra popolazione, che non si può insegnare, perché penso che si possono fare tante cose, ad esempio insegnare a un albergatore la nostra, appunto, qualità di ospitalità, gentilezza, generosità e quant'altro, però magari il turista esce fuori, l'albergatore fa tutto, esce fuori, chiede un'informazione e trova una risposta fredda e gelida di turno da qualsiasi altra persona, mentre qui chiunque abbia un problema o comunque debba chiedere qualcosa o vuole venire a conoscenza di qualsiasi tipo di cosa, magari c'è una persona che ti prende e ti accompagna in quel posto, te la spiega, te la racconta, te la fa vivere, e quindi c'è una cosa che nessuno, voglio dire, potrà copiare o evitare. Tornando al primo intervento, adesso non ricordo chi l'ha fatto, la signora, comunque ho molto apprezzato, perché secondo me la critica è la base per costruire qualcosa di buono, perché a dire le cose positive siamo bravi tutti, però a provare a pungolare, voglio dire, è altrettanto importante. Secondo me due sono le strade che si possono percorrere: la chance di Matera, che oramai è una meta di alla ribalta internazionale, lo sarà sempre, non è una cosa legata al 2019, ma oramai Matera è in tutti gli itinerari internazionali, cioè Matera è pareggiabile a Roma, a Venezia, a Napoli, e questo è una cosa che avremo e che dobbiamo sfruttare al meglio. E la possibilità di fare rete, ovvero unire la bellezza di Livello, e auspico ovviamente che questo progetto vada in porto, ma non farla camminare da sola, perché comunque sono tanti, tanti, tantissimi posti che possono contare, chi per un modo, chi per un altro, su tante particolarità, ma provare a unire la bellezza quindi del borgo di Livello con Trecchina, con Maratea, che a sua volta si divide in un tratto costiero tra i più belli d'Italia, in un bellissimo centro storico, nel Cristo Redentore, piuttosto che l'Atronico, quindi avere un terreno, un piccolo territorio che Mare Terme Mondi, il progetto di Mario cita sempre, che ha una potenzialità secondo me unica, perché in un piccolo fazzoletto hai la possibilità di visitare uno dei tratti costieri più belli d'Italia, a mezz'ora andare a sciare sul Monte Sinino, avere dei piccoli borghi che sono delle terrazze sul Parco Nazionale del Pollino, avere l'Atronico, quindi le potenzialità sono tante. Secondo me se si lancia quel prodotto finito abbiamo possibilità di gareggiare, se no restiamo alla pura e mera utopia. Questo è il mio pensiero. Spazio per solo un altro intervento, chissà se riusciamo a farlo dal pubblico. Giancarmine, non lo so. Antonio, prego, vieni, mettiti a favore di telecamera così vieni immortalato. Prima di tutto faccio una critica a te come moderatore. Sì. Praticamente io sono venuto qua convinto che c'era un fosso da raggiungere e veniva indicata la strada da raggiungere. Qui si è parlato di tutto, ci siamo detti come siamo bravi, come siamo belli, eccetera, la storia, poi si è ripetuta anche all'altra rubrica, quindi è anche difficile intervenire, perché praticamente noi del succo non abbiamo parlato. Grazie. Allora io lo ridico, però il succo, no, dall'inizio ci sei stato, sì, perché ci siamo salutati. Allora, il succo, la sintesi, ora sarà il dottore che lo dirà, io sono un moderatore ma già molto modesto, e il dottore che all'inizio ha parlato ha fatto tutto il percorso, cioè quello che si deve fare e quello che anche il comune dovrà fare da adesso a da domani mattina, in teoria, perché il dottore diceva non c'è un termine temporale, domani mattina, fra tre mesi, fra quattro mesi, e bisogna preparare un percorso. Il percorso va riempito di contenuti, e questa sera diciamo, i contenuti, poi che i contenuti sono noti, sono, però
stato anche detto dai relatori che c'è bisogno anche di rinfrescare, di valorizzare, diceva Salvatore, tante notizie, tante nozioni si stanno sempre di più diradando, questo è stato un po' lo spunto, però magari, dottore, approfittiamo di quello che diceva Antonio, cioè, allora, il dottore se può ribadire davvero in una pillola quello che si dovrà fare da qui a qualche mese, e allora a questo punto ci fermiamo con il dibattito nella sala, diamo per le conclusioni al dottore insomma, la possibilità di ritornare proprio all'inizio, quindi su quella cosa che lei ha detto, tra l'altro sarebbe anche utile proprio in un flash, uno spot, si è parlato dei comuni virtuosi, c'è un'altra iniziativa che il dottore sta preparando da qui a un mese, però ritorniamo al percorso che si dovrà fare e che è stato lanciato questa sera appunto dal dottor Ferrazzano che chiuderà la serata. Prego. Grazie mille. Ecco, l'obiezione che è stata fatta, e quindi l'ha fatto anche la signora Forte, dice il percorso, qui non è stato indicato un percorso. La cosa importante oggi era, prendo le parole che ha detto un amico di Lauria, Daniele, che dice che dobbiamo passare dalla conoscenza alla consapevolezza. Ecco, questo era lo scopo, perché non è importante semplicemente presentare un progetto in attesa che poi il Comune possa o meno approvarlo. Il Comune poi deve, e speriamo che la nuova amministrazione comunale possa portare avanti questo progetto, ma ci deve essere prima di tutto la consapevolezza da parte della cittadinanza che è un percorso che non va fatto solo dall'amministrazione comunale, ma deve essere anche supportato e aiutato dai cittadini. Qual è questo percorso? Abbiamo la fortuna che possa essere, anzi sarà, proprio il Touring Club italiano. Cioè, abbiamo detto, non abbiamo valorizzato la chiesa, un paesaggio, ecco, sarà il Touring Club che valuterà, ed è questo l'aspetto importante, valuterà ciò che abbiamo già e qual è il percorso che si dovrà portare al raggiungimento dell'inserimento nei borghi d'Italia nell'ambito dell'associazione delle bandiere arancioni. Quindi non potevamo oggi, anzi probabilmente e con molto piacere, poi sarà un successivo incontro che dovremo fare con tutta la popolazione. Una volta che l'amministrazione comunale, la nuova amministrazione, ha deciso di intraprendere seriamente questo percorso, che andava e va chiaramente iniziato portando prima di tutto la conoscenza della cittadinanza, della volontà di questo percorso, non solo cartaceo, ma spiegando qual è lo scopo. Lo scopo è questo, l'avete compreso, e la vostra partecipazione così numerosa dimostra il vostro interesse. Qual è il percorso? Sarà, e ci aiuterà, il Touring Club. Poi faremo altri incontri in cui insieme cercheremo di capire come poter arrivare a quegli obiettivi finali. Di lì sono venuti fuori tanti suggerimenti, come per esempio si parlava dei luoghi della ristorazione. Ecco, noi abbiamo previsto anche nella mia testa, nell'ambito della mia progettualità, anche per aiutare lo sviluppo di livello, abbiamo previsto anche di proporre e di inventare un cosiddetto circuito che si chiamerà Rivello Gourmet. Rivello Gourmet dovrà rappresentare semplicemente il fatto che i nostri ristoranti del comune debbano obbligatoriamente poter inserire nel loro menù 3 o 4 piatti tipici della nostra cucina locale. Piano piano creare proprio un interesse in modo tale che il turista, quando verrà anche nell'ambito di questo percorso, potrà trovare e gustare ciò che noi abbiamo da proporre nel nostro territorio. E si è parlato anche, per esempio, la signora giustamente dice, la presenza di Rai 3, perfetto, e dobbiamo creare una persona, un giornalista, un volontario, tra l'altro questo è il volontario, abbiamo la fortuna di avere un responsabile del gruppo dei giovani che come volontariato in passato aveva creato una bellissima, un giornalino, si chiamava il Rivellino, è terminato lì,
cioè bisogna nuovamente dare fiato anche a queste iniziative, perché potrebbero diventare anche un organo di informazione. Un'altra cosa che manca a tutti è l'informazione. Ora non scendo né in particolare politici, perché non devo fare nessun discorso politico, ma questa riunione per esempio serve anche ad informare i cittadini appunto di ciò che vuol dire un processo per raggiungere i bordi d'Italia. Infine, noi dobbiamo anche prendere, e voglio usare questa parola, anche copiare, ma copiare cosa? Le cose belle che da altre parti abbiamo potuto veramente apprezzare e conoscere. Non dobbiamo avere paura di dire, ah, ma l'ha già fatto, benissimo, se l'ha già fatto e se è una cosa interessante lo faremo anche noi. Allora vi anticipo, e mi ha dato il là il dottor Mario Lamboglia, che, e poi vedrete a suo tempo i manifesti, il 30 di marzo, quindi vi posso anche anticipare la data, quindi dopo le regionali, in modo tale che non si possa pensare che sia un incontro politico, invece è un incontro che deve servire a migliorare le conoscenze di ciò che possiamo e dobbiamo fare a livello. Il 30 marzo, sempre alle ore 17.30, qui da noi, ci sarà un incontro che chiameremo esperienze di amministrazioni comunali virtuose, ovvero sia il sindaco di Latronico, Fausto De Maria, che ho avuto il piacere di aver contattato personalmente, quindi evidentemente ho avuto il piacere di ciò che possono essere o sono queste mie iniziative, quindi mi ha chiamato, mi ha gratificato, insomma, anche queste, ogni tanto la pacca sulla spalla fa anche piacere, mi ha chiamato, per cui noi faremo qui il 30 di marzo, ripeto, un incontro con i sindaci, alcuni sindaci del circondario, ovviamente compreso anche il sindaco in carico di livello, perché è una... uno scambio di opinioni sulle esperienze di amministrazione comunale, dove hanno già dato l'adesione, oltre al nostro sindaco, il sindaco di Nemoli Carlo Magno, il sindaco di Trichine Iannotti e il sindaco di Latronico Fausto De Maria. Ma per non limitare l'esperienza, questa è una novità che forse lei non lo sa, sapeva della mia idea ma non sa del dettaglio, ma per non limitare questa esperienza soltanto a sindaci virtuosi o che aspirino a diventare virtuosi della Basilicata, ecco, De Maria, che è un responsabile nazionale dell'Associazione dei Sindaci Virtuosi, porterà, io gli ho chiesto anche di portare un sindaco che faccia parte dell'Associazione dei Sindaci Virtuosi al di fuori della regione della Basilicata, quindi sarà probabilmente o un sindaco della Campania o della Calabria, ma che contribuirà anche lui a dare suggerimenti su come si può sempre migliorare anche la nostra amministrazione comunale. Quindi senza scendere in dettagli, ripeto, politici, ma il nostro cammino per raggiungere, e quindi chiudiamo la serata sui borghi, oggi era semplicemente, ma con tanto piacere, io ringrazio tutti voi anche per aver affrontato questo clima rigido, avete avuto il piacere comunque di venire a partecipare, a sentire comunque le relazioni e i commenti di personaggi assolutamente competenti. Oggi era, e lo ripeto, passaggio dalla conoscenza di quello che può essere un progetto alla consapevolezza di ciò che vogliamo e dobbiamo raggiungere. Molto sta anche nelle vostre mani, ricordatevelo. Perché poi questo è comunque un percorso che va affrontato non solo dalla nuova amministrazione comunale, ma anche da voi cittadini, perché bisogna creare tutto ciò che è necessario, tutti i presupposti per poter superare e accedere al gruppo dei borghi d'Italia. Direi che possiamo concludere. Allora, io vorrei ringraziare nuovamente quindi il dottor Mario Lamboglia, che quindi, ripeto, è il direttore della Basilicata, il professor Giovanni Frigiola, presidente della Biblioteca di Velese, che tiene sempre vivo, no? la nostra storia, il nostro passato, l'ambasciatore D'Auria, Eugenio D'Auria, che ha contribuito quindi e ci ha rassicurato che, come un passo in termine vecchio, ma avuto alla sua esperienza nel vero, nel vecchio socio del Toni Club del 1967, farà tutto quanto sarà possibile. Tra l'altro, nel frattempo, la sede nazionale è proprio in Liguria, quindi è
conosco anche i miei responsabili, cioè anche avere le conoscenze non dico che possa superare le difficoltà, quelle no, ma certamente può agevolare il nostro percorso, perché questo porterà, dovrà portare un beneficio turistico ed economico per il paese. E infine il professor Salvatore Lavoi, che è anche il direttore del Sirino. Che dirvi? Grazie a tutti, spero e speriamo tutti di avervi emozionati, perché è importante questo, creare queste emozioni, e abbiate fiducia, perché se ci sono persone che hanno la volontà di metterci la faccia e di lottare affinché questi progetti possano andare avanti, ecco, spero e speriamo tutti di incontrare anche da parte vostra altre persone. Tutto bisogna fare, c'è un progetto, è una specie progettuale. Vi ringrazio tutti. Buona serata e se ci piace ci incontriamo il 30 marzo con i sindaci di voi. Grazie e buona serata.